No, continua, continua, era bello. Devo usare. Vabbè. Cavolo! Cavolo! Cosa? Cosa? Se succede? Devo usare questa come musica del quiz della settimana. Porca miseria, me la sono bruciata fischiettandola. E Ma è... invece ne ho un'altra ancora migliore, solo che. Tanto ancora devono indovinare quello della settimana scorsa, quindi tranqui, cioè... Sì. Che è Ma fattibile, eh? È questa sera fattibile. ne ho una veramente, ma veramente stupenda, ragazzi. Ok, ma più che altro devi iniziare a averne una veramente, ma veramente riconoscibile, perché nel senso il Ragazzi, oh. A ratio di vittoria è tipo una su 20. parte non dire rateo perché non si può sentire il tasso al limite. Vabbè, ah, no, il ratio, perché so che ti fa un attimino imbarzottire, ecco appunto, abbiamo già comunque posta cazzi nella chat. Grazie! Bene. Lo apprezzo Non molto. svelare in questo modo, diciamo, i partecipanti della serata. Ma come no? Vedrai, sono svelati nell'apertina, quindi. Sì, però lui non compare nella foto. A proposito, diteci, cari ascoltatori, se vi è piaciuta la copertina di stasera, perché stavolta non so nemmeno chi la fa. Non so farla, non ho ancora deciso cosa fare io, non so nemmeno se la faccio io. Ma sai, dipende da te. Io ce la fai a farla nei prossimi 3-4 giorni? Dico 3-4 giorni perché stiamo registrando di questo meraviglioso. Che cazzo di giorno è? Giovedì. Giovedì. Solamente che abbiamo pubblicato quell'altro tipo 2 giorni fa. Quindi, boh, Sì, uscirà eventualmente, no? faccia di serpente. Serpente, ovviamente. Ovviamente stiamo già registrando, ma non si stupisce assolutamente nessuno di questo perché ormai lo sapete benissimo che quando entro dopo la prova audio e dico cose che non sono, scusate, devo rifare la prova audio, vuol dire che stiamo registrando. Quindi, E a volte anche quando dici scusate, devo rifare la prova audio, stai già assolutamente, registrando. ma perché mi piace tenervi un pochino sulle spine, insomma, no? Quando dici Sì. scusate, devo rifare la prova gravidanza. Grazie Fede del tuo apporto, assolutamente fondamentale. E siamo qua a fare un podcast un po' così, insomma. Sì, un po' particolare. Sembra una puntata tipo di Ciao Darwin, vecchi contro giovani. Dove Sì, però... te, Paolo, sei vecchio, se non ti era stato comunicato. No, ma come puoi non far cadere tutti i miei sogni in questo modo? No, però, insomma, diciamo che probabilmente vincono i giovani, ma semplicemente perché da quell'altra parte c'è praticamente c'è uno che è arto come tre persone, quindi cosa devi fare? E non è E a Fede questo proposito, Paolo, Cosmi, non è. non solo alto. No, A no, questo no, figurati, proposito, sei Paolo, volevo lontano, dirti non una sei cosa. alto. Esatto. Prego. A questo proposito, volevo dirti la seguente cosa, carissimo. Prego, Il caro. nano in mezzo ai giganti, lo scricciolo tra tanti, l'anziano gnometto, colui che mi arrivava al petto, lo Hobbit, l'individuo diversamente alto dalla voce bassissima, e sì. Lo so che vi aspettavate un'altra rima, ma non l'ho trovata. Sto parlando molto male di Ah, per Nolan! una volta pensavo che parlassi di qualcun altro. Ma come? Ho parlato ora di uno basso. Capito? Di solito spiazzi l'ascoltatore con cose incredibili. No, per questo c'è tempo. Per esempio, Paolo, Per esempio. il mio finto figlio, il vero figlio di Paolo e Omar, il figlio dei fiori in quanto noto consumatore di droghe leggere. Ancora. Il fiorfiore dei figli nati a cavallo del nuovo millennio. Mi sto riferendo naturalmente a Fede Cosmi, di Ta ta cui non ta. possiamo fare nome e cognome in quanto è minorenne. E non ce l'avevo stasera, ragazzi. No, No. ce l'avevi registrata dall'altra volta, scusa. Sì, ma ho reinstallato l'universo e Che quindi. palle, ma veramente, ma te ristalli una volta al mese? No, quando ho fatto tutto, mi è arrivato tutto l'hardware nuovo, ne ho approfittato. L'hardware nuovo cosa sarebbero in particolare, scusa? L'SSD mi è arrivato nuovo, poi la webcam, tutta la roba per fare appunto le mie live. E a proposito, carissimi signori, se non siete ancora iscritti a Bloody Skull Gaming, un canale di Twitch dedicato all'hardcore gaming, sappiate che questa puntata è sponsorizzata proprio da me. Quindi correte a Personalmente, iscrivervi. lui sembrava un esterno. Ci metto tipo il bollino, ci metto.
Autopromozione, Sì. bip, 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 vabbè, tanto se io lo faccio direttamente nelle tue live, va bene così, insomma. È un mutuo scambio, anche un po' Sì, gay, se vogliamo. naturalmente, naturalmente. Ma Paolo, non stiamo tralasciando qualcuno? Ma io non lo so, Il io vedo distributore solamente di testate di Ostia, il cosa? deputato siciliano neoeletto ma subito dopo arrestato, colui che ama passeggiare in direzione della nostra capitale ogni 28 ottobre, il più noto produttore di manganelli altresì detti mazze, anzi mazzi, Giacomo Mazzi! Benvenuto! Guarda, una delle migliori introduzioni che abbia mai sentito. Io Grazie, grazie a tutti. sarei onorato, Era il mio Giacomo. sogno sin da piccolo stare qui. Pensavo essere tacciato di fascista. No, vabbè, già è stato tacciato di razzista Ah, ah. l'altra volta, quindi. No, in realtà quando ti ho detto Sono giunto anch'io. non vedi nessuno, io volevo dire, ma io non lo so, io vedo solamente un paio di ginocchia. Ma vabbè. Comunque, Paolo, sappi comunque. che ho iniziato a sistemare le foto. Poi, ma E quanto ci vuole? Quanto ti ci vuole? un po', perché insomma Credo cerco che è di un dare. c'hai da mettere il filtro bellezza su tutte le foto del Luca, scusa. C'è da fare un po' di editing minimo, trovare uno stile per ogni foto, vedere che cosa mi ricorda, eccetera, eccetera. Quindi metteremo poi in descrizione su questo canale, su questo video, Su tutto scusate, il canale metteremo il proprio. link alle foto. Ok. Se fai in tempo. Che vuol Ma dire? tanto, nel senso, noi abbiamo i magheggi, noi Vabbè, si cioè. può anche aggiungerlo dopo. Sì. Sì, se non lo trovate vuol dire che Paolo non l'ha ancora aggiunto, ma che io le ho fatte. Ma vabbè, sì, va bene, scarichiamo la colpa su Nolan, va bene, allora facciamo così. Ma è basso, scaricarlo è più facile. Fede, non ti puoi permettere Guardate che non battute su. eri poi tanto più alto di lui. Zitto, è Appunto! quel poco che Almeno. fa. Ma io, perché Guarda, questa. c'era uno scarto di appena 20 centimetri, Sì, ma. No, vabbè, eh. non mi far dire grezzate, dai, su forza. No, no, ora è il tuo canale, quindi le devi dire. Sì, no, ma dicevo in orizzontale, non verticale. Comunque, no, io volevo dire solamente una cosa, cioè il modo in cui Fede si è presentato a Luca non penso che sia stato documentato in maniera audio, quindi nel senso voglio lasciare qua in peritura memoria che letteralmente eravamo io e Andrea buttati da una parte davanti all'area self promozioni, io non sapevo nemmeno che Fede ci fosse a Luca quel giorno, sbuca da dietro l'angolo Fede Cosmi, così, la prima volta che lo vedo, vedo questo cosetto che arriva, ta 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 ta, ancheggiando, e lo guardo, riconosco gli occhiali alla Elton John, faccio questo può essere solo Fede Cosmi. Lui fa, ciao, mi si mette accanto, letteralmente No, accanto. no, no, hai dimenticato un particolare molto importante. Cosa ho gridato a braccia aperte appena vi ho Hai visto? gridato cose su Madre Teresa come si confanno Come me l'aspettavo, alla tua Madonna. natura, perché ormai è uno slogan, capito? Cioè, lui è una ragione di vita, lui ci crede tantissimo, solamente che non sto qua a ripeterle, perché voglio dire, In anche realtà ho quando. guidato solo Madre Teresa. Sì, e basta. Se non fosse che, tipo, 2 giorni dopo, quando rieravamo tutti là, ti sono detto: Fede, insulta Madre Teresa, e te. Urlando fortissimo, quindi. Poi, non so se questo è un particolare che hai notato, Paolo. Quando stavamo in fila, il giorno in cui siamo andati insieme, che sarà anche Bloody, te e Rick eravate un po' avanti, c'eravamo io, Bloody e Andrea, un po' indietro. E c'era una che continuava a parlare di una Teresa. No, non me ne sono accorto. No, avevi sentito? Perché No, non l'avevo sentito. non so se ti ricordi, io mi ero già ridendo come un cretino Era mentre nella capivo tua di mente, era solamente nella tua mente malata, Fede, di la verità. no, no. Esattamente, a dire, no, Teresa deve rispondermi al telefono. Gliel'hai Guarda. detto che è tipo nel retro di un camion con la testa fracassata. Questo non è una bestemmia, questo è un riferimento. No, prima che mi chiudano il canale, No, vabbè, davvero. questo è un riferimento alla campagna di Alba Dictulu. No, no, Comunque, questo giusto. è un augurio. È una. Sì, vabbè, Fede. Comunque, finendo un attimo la narrazione, lui, dopo Qualsiasi esserci. riferimento a persone o eventi. Sì, No, fermo, realmente problematica vestiti. tua. No, 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 vabbè, comunque, solamente per finire la narrazione, nel senso, arriva Fede, parte il suo slogan, dopodiché mi si mette accanto, guarda Andrea e fa, chi è più alto? Andrea sorride, indica Fede, che probabilmente stava tipo in punta di piedi o qualcosa del genere, No. e lui fa qualcosa tipo, ah, ho vinto io, poi prende e se ne va. È andata così, io Cioè, fammi tuttora. capire, Cosmi, e te c'è la ragazza. La testa. Sei socially awkward molto peggio di me. Madonna.
Assolutamente sì. Paolo, ti ho fatto pat pat sulla testa. Sì, mi hai fatto pat pat sulla testa e ti sei praticamente anchilosato un braccio perché sei alto letteralmente quanto me, smettila di fare il grosso. Ma va bene, non c'è nessun problema. Paolo, anch'io vorrei fare pat pat sulla testa, Ma te Paolo. puoi fare pat pat sulla testa di Michael Jordan, Giacomo, quindi nel senso, da Sì, ma io lo te. voglio fare sulla tua testa. Anzi, sei talmente alto che non ci arriva il È braccio, per fare diverso. pat pat ti devi tipo abbassare. Sì. No, Sì. io tuttora non so se me lo sono sognato Fede Cosmi il primo giorno o se c'era davvero, perché è arrivato, ha fatto questa cosa e è andato via. No, sono stato lì tipo 5 minuti a parlare che non potevo restare. Non potevi restare, perché? Diciamolo, forza, completezza di informazione, forza. Perché ero in dolce compagnia, Eri in dolce in dolce compagnia, attesa. no, eri in dolce compagnia immaginare, probabilmente era un parto della tua mente. Io tuttora penso che non esista Luana. L'unica volta che hai dato un minimo di prova della sua esistenza, io ho scritto tipo, digli a Luana che si deve vergognare, perché nel senso la storia è che si è presentato Fede Cosmi, ma lei era tipo da una parte, buttata dietro una macchina perché si Nascosta. vergognava, esatto. E nel senso, io gli ho detto, digli, non lo so, digli che fa ca, Sei una qualcosa del fava. genere. Sei una fava, gli ho detto, digli a Luana che è una fava. E letteralmente mi ha mandato un messaggio vocale con lui che faceva, ha detto Paolo che sei una fava. E poi una vocina che faceva, sì. No, E no, era. fermo, fermo. Non era una vocina, era di nuovo Fede Era di Cosmi, nuovo, se ho capito esatto, era di nuovo benissimo. Fede Cosmi che faceva finta, che faceva la voce in falsetto. Quindi secondo me non No, esiste però lei. Paolo, Ma a prova Paolo. della mia teoria, cioè che esiste, ricordati come sono le mie imitazioni, quindi. Sì, vabbè, ho capito, ma anch'io posso fare la voce così, non è che ci voglia scienza. Sì. No, ma vorrei dire una cosa che anche Fede Cosmi non sa. Sono io Prego. Luana. Zanzan! Sì, è Bene. Luana. Te lo dovevo dire, Fede, prima o poi. Io penso che sei più alto di lei, anche se tu andassi in giro in ginocchio, Ma quindi. mi metto le scarpe nei ginocchi, faccio finta di non avere niente nella bocca. Nei, Basta. proprio. Ti spacca le rotule. Ah, va benissimo, comunque sia. Sì, Luana non esiste, quindi la salutiamo. Nemmeno casa di Paolo in via, che cazzo di via è, non esiste. Ah, vabbè, neanche Casa di Fede in provincia di Mirabilandia esiste, No, no? no, perché casa tua sei dato una via ed era un'altra. Ancora con questa cagata, se Andrea non sa leggere Ma le. sai nemmeno dove abiti, Paolo, Ma ma. basta con questa fregnaccia! Paolo, c'ero anch'io, il navigatore diceva il lago Ho era. capito, eravate te, Andrea. Due hanno fatto un cervello, si sa. Non vediamo fuori. Allora. Allora, Osa, forza, raccontala se sei un uomo, forza. Due cervelli li facciamo, che poi siano sani è un'altra storia. Ma proprio tutt'altra, completamente. Cioè, allora, questi sostengono che il navigatore non ha trovato casa mia. È semplicemente la Il mia. navigatore ci È una diceva di corte attraverso questa. interna del porco. Dai! Il navigatore ci diceva di andare avanti, noi abbiamo visto la scritta Pisa Barrato. Vuol dire che non avete capito un cazzo nella vita. Cioè, nel Ma senso, quello voi per altri motivi. avete. Allora, io sto vicino all'aeroporto, questi hanno fatto la via dell'aeroporto fino in fondo, si sono trovati all'uscita autostradale. E siete due fave, non è colpa mia. Poi, beh, presa tipo la mano, avete preso un aeroplano e siete andati via. Sì, capito, della Sì. serie. No, hanno fatto l'osa romantica lui e Andrea. Scivolata la mano sul volante, improvvisamente vi siete trovati a bordo di un Esatto. 747. Va bene, nel Scusa, senso. 747 con davanti le torri gemelle dicendo, ma sono ancora in piedi? E questo cantato. Cosa che, vabbè. Cosa che mi Come ricorderà quando. sempre. Vai, vai, Jaco. No, il video di Jerry Calà che si schianta sulle torri gemelle. Madonna, ma. Cosa? Guarda, ti sarò eternamente grato per No, quello. È un video grado. della pagina Grado. Facebook Fritto, che è la pagina di un mio carissimo amico che sponsorizzo. Jerry Calà, col profilo ufficiale, gli ha commentato quel video dicendo: di solito mi fate ridere, ma questo è di cattivo gusto. Ma stai Jerry Calà. scherzando? Ma stai scherzando? Ti trovo il video Aspetta, e te lo ma che scrivo. è la pagina di Cosoli? Di H. Di H? Di Idea. Dai! Jerry Calà l'ha commentato. Ma E dai, ma lui non tipo. sarà quello vero! Su, anche io mi posso fare un account No, no, e chiamarlo Jerry Calà. Zangolino vendicato. va Ma bene, è morto. nel frattempo è morto Max. E io tipo gli ho risposto al commento di Jerry Calà scrivendo Too many layers of irony for you. Ma cosa? Era. Eccolo. Ti passo il video Paolo così vai a cercarti il commento. Sono tipo 30 commenti, lo trovi subito. Va bene, grazie, Fede, Lo fallo subito però.
Sì, lo dovrò... però, scusate, ma stiamo tipo facendo un podcast. No, vabbè, è una cosa importante. È chiaro, chiaro, chiaro. Vabbè. Lo sai, devi dare un attimino sfogo alla loro creatività, così. Io però ho già anche una domanda figa esistenziale. È una domanda figa esistenziale, ok, va bene, quindi... Ti ho anche già scritto, se ti ricordi. No? Te l'ho scritto tipo 2 settimane fa, ti ho detto, la prossima volta che sono nel podcast faccio questa domanda, poi non so, sto nel podcast. Ah, va bene, va bene. Vabbè, in tutto questo comunque deve rientrare Mazzi, se... Hai rientrato? Non... No! Vabbè, intanto vi leggo una poesia della pagina Prosecco Scaglietta Chiusure. Guarda, se lo ritieni proprio opportuno. C'è una foto di Maradona e Antonino Cannavacciuolo legato, no? Avete presente i due soggetti? Ok. E la descrizione è: Mara droga ed anfetamino bambacciuolo, visibilmente sfasciati da una scena a base di mescalina e peyote. Però Mi sono impanicato tantissimo. Che è Pedicato successo? forte inclinato Non li ho, non è sparito il wifi. Sparito? È sparito, poi l'ho ritrovato nell'armadio. Mi invasiva proprio il modem che sparisce. Queste Scappa onde via. elettromagnetiche moderne. Sempre lì a ribellarsi, a dire viva il duce, cose così. Vabbè, Come quindi... Fede Cosmi. Sì, Ma, infatti, no, notoriamente fascista Fede Cosmi, lo sappiamo. sì. E anzi, l'ho Beh, visto. abbiamo aggiunto anche Rutti, manca qualche scurreggio, poi il podcast è finito. No, vabbè, Questa ve le fai sera. te. Quindi quando c'è da parlare di merda, Bloody, ve lo sei te, che insomma. Mamma mia, che bellezza. Vogliamo sempre ricordarlo che le prime parole che ha proferito Bloody a me dal vivo dopo essersi tolto il cappuccio sono state: ho pestato una casa. Importante, da un livello di spessore alla sua figura, insomma, no? Un bello spessore. Al pari dello spessore che c'era sotto la miscarpa, diciamo. Esatto. Però voglio dire, te la sei portata anche fin dentro alla faninoteca e il tuo primo No, pensiero è per la stato... precisione me la sono portata a Lucca Comics perché l'ho Ma voluta come? riusare il giorno dopo perché così ho detto magari camminando abbastanza sull'erba mi va via. Sei un signore, perché pulirle a casa tua per conto tuo era troppo sforzo, No, no? vabbè, l'avevo già fatto, che discorsi. Volevo raccontare del tizio nel ristorante dove abbiamo mangiato, ristorante, che continuava col microfono a importunare i clienti. Mamma mia. Ma bellissimo. Con la tipa accanto che era l'unica che lavorava e lui che faceva altro che stressare lei e i clienti. Che Sì, meraviglia. no, davvero, che c'era la musica sotto e questo faceva è un fritto! Cioè, che Vabbè, fritto? serviva così. Cioè, nel senso, era una persona che stava là e voglio dire, serviva a fare leva sul pubblico, no? Insomma, importante. E vabbè. Comunque. Niente, stiamo zitti ora. Per tipo una ventina di minuti, così. Per i morti nel Mediterraneo. Ok. Cosa? Giusto. Cioè, è arrivato lui prima dell'ospite stasera? Spanish? Spanish, che c'è? Che c'è? Ma tanto lui mi sente, no? Tutto a posto. Lo sento allarmato, però mi preoccupa un po'. Lontanissimo. No, è caduta la linea. Non so cosa possa essere successo. Quindi mi stai dicendo che il gabbiano ha usato il cellulare direttamente? Sì, telefono satellitare. Ah, giusto, giusto, giusto. Ma è incredibile come questa tecnologia moderna riesca a essere alla portata di tutti. Sì, ormai diciamo è a prova di scemo, figuriamoci a prova d'uccello. Ma non so, ma ci dobbiamo preoccupare qua, non lo Che ne so io, cioè, me so. Applaudi lo dici tu. come? Tu sei un po' di famiglia, voglio dire, dai, tu li Ma conosci. magari io però non lo capisco il gabbiano, lo capisci che non lo capisco. No, però neanche io, però nel senso sembrava un tono un po' allarmato, quindi non vorrei, insomma. Boh. Spero che sia tutto a posto, insomma, dai. Se hai visto se la tua mamma c'è per caso a casa? Ma sì, insomma, abbiamo cenato assieme 10 minuti fa, quindi. Ok, allora, boh, non lo so. Cioè, ora Va bene. voglio dire, non te la fare addosso. Se
subito, te tendi a fartela addosso subito. E a questo proposito, Paolo, sì. E se da bravo combattente cambi il verso alle mutande giornalmente, ma lo trovi un po' avvilente dopo un tragico incidente, mettici l'ammorbidente e non scordare il detergente con questa nuova, meravigliosa, saponosa puntata di Faccia di Serpente. Benvenuti, signore e signori. Io mi fa impazzire lui, perché letteralmente questo podcast è stato improvvisato, perché io stasera dovevo uscire, poi all'improvviso non ne ho avuto voglia, l'ho detto Riccardo, guarda, senti, ci si becca un'altra sera, e letteralmente con qualcosa tipo 2 ore di anticipo questo si è preparato tutto, complimenti, veramente sei... Ma cosa 2 ore di anticipo? Io non mi è venuto in mente niente fino a dopo cena, poi ho visto quello che dava la testata al giornalista e ha iniziato a brillarmi i neuroni. Infatti, in questo proposito, visto hai detto che avevi qualcosa da dirci in materia, non lo so, vuoi strinsecare? No, l'ho già detto in realtà, quando facevo l'introduzione del... Ah, quello era? Del distributore di testate di Ostia. Ah, ok. Non era riferito al fatto che l'altro giorno ho preso una testata? Ah, pensavo... No, perché non lo sapeva. Perché hai preso una testata? Sei andato a rompere i coglioni dei mafiosi? Perché... Sì, sì, sì. Ah, ok, perfetto. Quello part-time. No, durante il mettito a basket mi ha dato una testata sul naso e litri di sangue, così via. Ah, va bene. E quello che ti ha dato la testata, però, che tu sappia, era mafioso? No, litri di sangue dalla testa di quello lì. Sì. Gli ha tipo perforato il cranio col naso, tipo. Sì, no, quello sarei io, col naso aguzzo che lo ritrovo. Ora, non te le dici da sole, però, Bloody, perché poi, non lo so. Dai, poi Luna piange, scusa. No, se c'entra Luna? Vabbè, Luna, Shield e Diego, i tuoi grandi sostenitori, i tuoi... Mi vogliono bene anche se ho un difetto fisico. Solo uno? Anche se ho una disabilità dal punto di vista delle... tra le narici, diciamo. È una disabilità il naso aquilino, Bloody. Sì, in un certo senso sì, perché non sai quante volte mi sono dovuto scusare ai familiari di quelli a cui tagliavo la testa girandomi di scatto. Però mi sono immaginato proprio il suono, proprio questo zack. Sì. Too bad she's dead. Te che gli fai? Purtroppo, signori, capita spesso e mi dispiace che sia capitata a sua figlia, ma mi avevano chiamato dall'altro lato della strada. Non se ne sono ricordati, purtroppo, sapete. Ma il naso di Bloody fa parte del roster di Mortal Kombat. Il naso di Bloody, sì, no, più che altro fa parte del roster di Faccia di Serpente, e quando non prende il podcast lui si mette col naso per aria, così nel senso riesce a ampliare la ricezione del satellitare in modo che noi possiamo parlare con ospiti internazionali, questa è la cosa. Sì, sì, sì. Per non parlare di quando, insomma... giravo quei film muti insieme a cosa, come si chiama, Charlie Chaplin, sai, dove ci sono quei film dove la gente si gira con le travi sulle spalle, no? È uguale col naso. Sì, no, se ti giri il naso ammazzi il cameraman, però direttamente. È una bella scena. Una volta sola, poi un mano fatto più fa film. Ragazzi, però basta. Basta prendere per il culo gli disabili, perché no, non si fa. Che poi, tra l'altro, voglio dire, gli invalidi... Basta, Buscelli, basta, ormai gli fischiano le orecchie anche al cavallo, basta, non ne può più. Di sicuro gli possono fischiare l'occhio. Ti prego, adesso lo caccio io, per la prima volta, è da quando c'è Kirtan che non ti sei guadagnato di essere cacciato da un podcast, Bloody, ma ti ci stai avvicinando, complimentoni comunque. Signor Buscelli, mi faccia un po' di congiuntivita. Per favore, guarda, ritorna a Madre Teresa che almeno non ci può denunciare. Madre Teresa. Fuori di nuovo. Va benissimo così. Comunque, nel senso, se vogliamo parlare di qualcosa, nel senso, io non so se il buon Bloody o il buon Mazzi hanno cose di cui parlare, io ci sarebbero cose abbastanza, comunque sia, di cronaca, eccetera, però sapete, c'è il buon Cosmi, che comunque sia dice di avere una domanda seria ed esistenziale da qualcosa tipo 2 mesi, quindi dato che avrebbe un pochino mantecato la minchia, io sarei quasi per dare... No, ma con amore, con rispetto, con affetto e tutto ciò che non ho per te. Quindi, se vuoi, io mi sentirei quasi di darti spazio. Domenica non dicevi così. Cosa? Domenica non dicevi così.
No, no, domenica lo dicevo a quell'altro, non è che ti piglio per il culo in faccia, voglio dire, lo dico, lo faccio di nascosto, ci mancherebbe, scusa, le cose si fanno fatte per... No, le cose si fanno fatte per bene, ci mancherebbe altro. Comunque, Fede, se hai qualcosa con cui stupire il pubblico con effetti speciali, puoi farlo adesso, è il tuo momento, allora, vai. Vai. Qualcosa con cui stupire non è quello che avevo in mente, comunque se mi chiedi di stupire il pubblico lo farò subito. Parliamo di Padre Pio, no, ok. No, 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 è morto anche lui, sì, ok, di lui si può parlare, va bene. No, vai. Non è morto, fa sempre i calendari. No, sta di porca tra è vero. No, basta, 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 non ne parliamo. Ok, che poi no. Sexy di Padre Pio, no, 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 che poi ci venga le stime a tutti domani mattina, no. Giugno. Cambiare. Cambiare argomento, vi prego. In due pezzi sotto la tunica. Vabbè, ho capito. Allora mettici del tuo. E allora non lo so, e allora proprio mettiamoci il cario, dai. Tipo che si copre il pacco con per favore, buchi. Ma io l'invito sta gente, capito? Io l'invito questa gente a dire ste robe sul mio canale, ma chi cazzo me lo fa fare, mi domanda. L'invito questi, che ne so, Padre Pio, Padre Pio, Madre Teresa, sì, poi li metto direttamente nel campo e faccio fight, Comunque appena avrai un po' più di pubblico faremo una colletta e faremo il Faccia di Serpente Tour, dove andremo a dissacrare tombe di tutti i santi citati podcast. Ma certo, e tu serve per comprare le pale, fammi avvio. No, pagare la cauzione. Esatto, stavo per dire io, guarda, no? Complimenti. Peccato che non funziona così il sistema giuridico in Italia, quindi purtroppo no. Però sarà bello condividere la cella con voi due, no, insomma. Noi prendiamo le tombe, le portiamo all'estero e le dissacriamo lì. Ah, ho capito. Ah, sì, no. È come in Skyrim, quando ti prendi un oggetto, lo porti fuori dalla stanza, così lo puoi aprire lontano dagli occhi del proprietario. Funziona così, lo capisco. Sì, esatto. Sì. Bisogna. Ho trovato un bug nella realtà, Fede Cosmi, complimenti. Adesso vado a mettere i pasi in testa ai commercianti. Vuoi fare questa merda di domanda, coglione? anzi, scusami. La definizione ufficiale per Fede Cosmi, e questo sia chiaro per tutti quelli che lo stanno ascoltando, uno su tutti, Luana, che pretendo che almeno una volta in un momento di intimità usi questa definizione, Fede Cosmi è il frullato di merda. E questa cosa sia chiara e che si ricordi. Scriverò un messaggio in diretta di una tua richiesta, quindi usare ufficialmente, vai. Usare ufficialmente l'appellativo frullato di merda in un momento intimo. Questo, cioè, nel senso, se lei questa cosa la fa, il vostro è un rapporto vero, stabile e credibile sul quale poter investire nel futuro, altrimenti mi dispiace. Sì, come quando ormai è abbastanza tempo che stai con la tua amata e inizi a scorreggiare in sua presenza, no? Ho capito, quella ma è la dimostrazione che sei innamorato perso. Allora, sì, no, io per carità ho capito che te mangi ornetti come l'altra gente beve bicchieri d'acqua, però quanto cazzo scorregge, perché non è possibile che la merda faccia parte di qualsiasi cosa si dica. Oh, blodide! Cioè, fa sempre parte di qualsiasi cosa si dica, ma anche se non ci sono io. Sì, ho capito, però magari non tutti, vuol dire, cioè non è che vedi belli al TG1 che fanno. L'argomento di merda di oggi è... Ascolta, una coppia felice si scorreggia addosso. Io l'ho detto e lo confermo qui. Allora, secondo me non necessariamente, ma fateci sapere che cosa ne sapete voi altri, cosa ne pensate di questa cosa, e soprattutto se siete d'accordo col concetto merdoso di amore del buon Bloody. Ma perché, come dice una canzone abbastanza vecchia, quest'amore è una camera a gas. Sì. Allora, aspetta, titolo del podcast. Allora. Vai, facci la domanda esistenziale, farci morire questa gioia in gola, Fede. Ho scritto il messaggio e vi informo adesso della risposta, appena arriva. Comunque, la domanda è, vai. Se tu parlo a tu per tu, quindi se tu avessi la possibilità di sapere come sarà la tua vita, quindi se sarà più bella, più brutta, più felice, non sapere di preciso come andrà, sapere se sarà più bella o più brutta, lo faresti, cioè chiederesti di saperlo? Allora, aspetta, io ho bisogno che tu però qualifichi un pochettino di più la cosa, perché bella e brutto sono concetti aleatori, e cioè nel senso, la maggior parte della vita non è né bella né brutta, è come è, no, cioè. Se tu sapessi che tu magari puoi sapere che quanti momenti belli avrai, oppure se rimarrà brutta per sempre. Ma quanti o quali? Cioè, nel senso, si parla di sapere, no, anche nel dettaglio.
no, non nel dettaglio. Sapere se andrà meglio, se comunque a grandi linee saperlo. Se andrà solo peggio, se rimarrà invariata, se avrà dei picchi, se avrà una continua crescita di felicità, se avrà un continuo picco in basso di felicità. Mm-hmm. Lo fareste? Cioè, chiedereste di saperlo? E tu stai chiedendo questa cosa per primo a? Giacomo Manzi. Vai. No, grazie, non mi piacciono gli spoiler. Sono un tipo all'antica. Ok, ok. Quindi papà, devo passare il testimone? Beh sì, funziona così. Se volevi un pochino più approfondire, sentiti libero. Ah. Sì, perché te io non forse... Perché abbiamo solo questa domanda, sarà che... Non è vero, sei un senza Dio, madonna Eva. Che poi ha capito perché sente la merda da tutte le parti, perché col naso che si ritrova deve avere un olfatto incredibilmente sviluppato, cioè, quella la cosa. Ma non è l'olfatto, guarda, ti potrei raccontare la produzione odierna e... È stata veramente qualcosa di piccolo capolavoro. Cioè, tu vuoi rendere partecipe centinaia di persone che ascoltano questo podcast di quanto cai? O di quanto scorreggi, se per quello? In particolare oggi, sì, sì, sì. Mm-mm. Ah, va bene. No, no, allora, userò solo un termine, ok? Mm-hmm. Poi non ne darò la definizione. Ok? E il termine è arrampicatrice. Questo termine solleva più domande di quante non ne risponda, caro il mio Bloody. Allora, c'è una merda viva rampicante che esce, cioè, non sento, che non ti rispondo. Ma che cazzo è una storia horror di Fede Cosmi questa? Ma che cazzo, per favore, non citare le storie horror. Adesso devi approfondire, vogliamo colore, forma. E nome e cognome anche. Avrei rivelato questo dettaglio e non l'avrei definito, e così ho intenzione di fare. Ah, no. È per caso Aranzone con delle zampine? Madonna, che angoscia, però. No, comunque, nel senso, Fede sta scrivendo dei racconti horror che danno chiaramente l'idea di quanto sia fottuto nel cervello, però sono belli. Sono molto, molto belli. Devo dare una recensione del secondo. E la recensione del secondo la devo ancora processare, perché mi ha inserito nel secondo in quanto psicanalista, psicologo, che cazzo sono. E c'è tipo quella che va a farsi visitare dal dottor Ferrò, e questa cosa mi lascia un po' perplesso. Più che altro, non so per quale idea tu abbia di me nella vita, cioè non so se te pensi che io sia uno che ha molto a che fare con dei pazzi o se sia pazzo a mia volta, però non sono sicuro di... Perché io sono il pazzo che si viene a sfogare in chat con te, quello è il fatto. Ah, ok, ok, perfetto, hai trovato il modo per non insultarmi. Scusa, faccio una domanda, ma questi racconti horror quando hai iniziato a scriverli? L'altro ieri? No, vabbè. Un giorno mi sono addormentato di pomeriggio, ho fatto un incubo troppo reale, troppo inquietante, allora l'ho scritto. E l'incubo era quello della bestiolina, quello lì? Sì, porco. Ma io non ne so niente, però possiamo... No. Faccia di serpente. Anche. In realtà ne sa solo Paolo, dopo Bloody ti passo tutto. E li ha passati a me. No, e... ma io voglio che tu renda partecipi anche i cari spettatori. Allora, un giorno... Mi sono svegliato. Non ero svegliato. Oh, bella, ciao, bella, ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. Quello si dice tutte le mattine prima di svegliare. Prima di svegliare. Perché lo so neanche. No, perché proprio la sveglia. Muto. No, è perché semplicemente Fede Cosby c'ha bella, ciao come sveglia. Che tra l'altro non mi sembra troppo lontano dalla realtà, però va bene. Come dalla realtà? No, non lontano dalla realtà. Ah, okay. No, preferisco Stalingrado come canzone. Poi se vuoi, Fede, non so, se vuoi posso fare una lettura del primo racconto in tempo reale con la voce sensuale. Anzi, no, possiamo far fare applausi. Sì, potresti In realtà... Abbiamo buchi da riempire. No, vabbè, non è che abbiamo buchi da riempire. Il primo racconto è lungo una paginetta alla fine, quindi... Vabbè, sta di fatto che... Vabbè, se adesso Paolo lo leggerà, comunque, la parte di te... Allora, passo a Bloody. Io l'ho sognata in maniera assolutamente reale e faceva male nel sogno. Ci credo. Vabbè, ma nel sogno tu... Aspetta, questa cosa. Il sogno te la vedevi, questa cosa, o la vivevi? Tu... La vivevo. Quindi tu eri il protagonista di questa storia? Lui, cioè, era Paolo Ferrò. No, quella è un'altra storia, Bloody. Della parte iniziale dove si sputa il coso e c'è sangue ovunque. Non facciamo spoiler. Anzi, aspetta. Io, guarda, la carico qua nella chat su Skype, così se Bloody... Ho fatto il PDF. Appunto.
Vabbè, allora, scusa, passala te, perché adesso non so dove stanno i download. Passala te qua nella cosa su Skype, così facciamo fare una lettura romantica al buon Blood, insomma. In tutto questo, Giacomo, mentre lui fa questo, ecco, bravissimo, volevi elaborare la tua risposta un attimo, arriviamo in fondo a questo giro di domande, almeno. Sì, ok, mi cogli un po' su improvvisamente, ma proverò a darti una risposta. Vadi. Vediamo. Se tu dovessi venire a sapere che la tua vita in alcun modo potrà migliorare e potrà peggiorare solo, allora perché dovresti continuare a vivere? Per soffrire di più. E quindi meglio evitarsi questa conoscenza che potrebbe distruggerti. Che poi anche qua, no, ci sono delle domande, perché della serie, se io vengo a cioè nel senso, tu mi dici che io vengo a sapere non i dati di fatto, non quando e non cosa, però il come. Quindi di fatto io non ho alcun modo per poter prevenire le cose una volta che le ho sapute. Dico bene? No, ma tu non è che sai il come. Tu sai che se continuerai su questa linea ci saranno miglioramenti o peggioramenti e cose del genere. Ok, però è totalmente inevitabile. Cioè nel senso sono... Non posso fare niente per cambiare. No, dice se continuerai su questa linea, ma non necessariamente sei obbligato a farlo. No, in realtà cioè... È una di quelle cose, come di, che se continui anche, è il tuo destino, quindi... Però se ti ammazzi, ti salvi. Vabbè, adesso, perché è andato sull'horror anche questo? Perché tutto quello che cazzo dici finisce, no, diventa perché, un racconto horror? Perché, se mi dite... Perché è un metallaro. Creepy fede. Appena vi dirò la risposta capirete. Va bene, va bene. Comunque... Era una barzelletta? Non la conosco, nel senso, vuoi aggiungere qualcos'altro oppure altrimenti passa il testimone? Beh sì, passo, là, vediamo, aspetta, fammi girare la ruota. Yeah. Mi aspettavo Bloody che Mazio adesso aggiungere vinceremo. Ah, perché è ufficialmente fascista stasera, Mazio? A sto punto. No! È ripartito il collegamento satellitare. Sempre peggio! Ma... sta tipo beccando il telefono. Ci può passare cortesemente? Non lo so, Spanish. Ci sta facendo preoccupare. Immagino Bloody che sta battendo col naso sul tavolo per fare questa cosa. Sono dei suoni strani. No, è andata via... Mannaggia, di nuovo. Ancora! Alla fine di questa puntata avremo un colpo di scena, non lo so. Io un po' paura. In genere sono gli uccelli ad andare sui telefoni, non i telefoni con gli uccelli. Di solito sono gli uccelli dei preti ad andare sui bambini. Per favore! Per favore, dai! No, lo sai, no? Come si dice? Un tempo volevo farmi prete, ma poi ho cambiato idea quando il prete ha cercato di farsi me. Io per chi sta ascoltando, io non li fermo nemmeno più, va bene, facciano un po' come Paolo, cazzo gli pare. Non puoi darci contro su questa frangente. No, faccia di serpente, tra l'altro, ma no, nel senso, non ho nessuna intenzione di farlo, né sto qua a difendere i preti, per carità, anche perché stasera ho appena visto in televisione sul TG2, l'unico cazzo di telegiornale che si è permesso di dire questa cosa, perché poi bisogna leccargli il culo ai preti, TG2 ha raccontato di quel prete di merda, perché non perché tutti siano di merda, ma quello è un prete di merda, che è andato a scrivere su Facebook una ragazza è stata stuprata da un magrebino, te la sei andata a cercare, che cazzo, cioè, l'avete sentita anche voi per caso quella cosa lì? No. Mamma, madonna, cioè, una che praticamente si è ubriacata, è uscita con un magrebino ed è questa la stuprata. Ora, per quanto si possa dire che potrebbe non essere una scelta particolarmente oculata da fare nella vita, tu che sei un prete, non vai a scrivere su Facebook cosa ti aspettavi era il minimo che ti potesse capitare. Ma stiamo scherzando? Movimenti vivissimi. Porca troia! Sono cose normali. Quello ti ritrovi un cazzo nel culo. Sono ragazzi. Paolo, ma... si è confuso il prete, non si riferiva a lei, voleva scriverlo nella chat al bambino che aveva stuprato l'altra sera. Ah, era il minimo che potessi aspettarti a uscire con un prete, era quella la cosa. No, era quando hai preso l'oste hai detto amen. E basta così, perché nel senso tu mi fai una paura incredibile quando inizi la frase, mi fai una paura creepy fede. Sai, no, come si dice, chi va con lo zoppo... inizia a zoppicare, chi va col prete e basta, e finisce lì, lasciamo la sospesa. No,
immagine bruttissima. Immagine... No, ecco, appunto. C'è già come che ha le con come vengono fatte le ostie e un liquido. No, 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 per favore. Preferisco no, Fede. No, 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 no. È arrivato? No. No. Che è successo? No. Che è successo? No. I'm sorry, guys. I'm not sure what's happening to me, my friends. Ah, senta, Vladi, ma nel senso, ci stiamo preoccupando da mesi ormai, insomma, ci vuole... I know, but it's happening again. No. È un uccello mannaro. Non capisco. Sì. I have to find a way. Ce li abbiamo qua in chiamata, Little Boys, non si deve preoccupare, nel senso... No, is there a golden little boy? No, quelli no. Quelli. I need to find one. No. Before it becomes irreversible, my friend. Ma che cosa deve diventare irreversibile? Cosa? Ci vuol dire the di... process. I'm turning into something. Ed è finita così, vero? Boh, caduta la linea, Vladi? Vero? Cognato mio? Vladi? Niente. Chissà se mai verremo a capo di questa cosa, accidenti, però vabbè, vedremo, dai. Però ha rivelato un indizio. Ha detto che vuole dei Little Boys, però quelli li vuole da un po' in realtà, non è sì, che... Sì, ma non dei Little Boys... Normali, ne vuole uno buono, ha detto. No, ha detto Golden. A Golden, ha detto, io... No, che sia un prete d'oro. Un Golden Little Boy, parlava di... Un bambino d'oro. Ah. No, mi era sfuggita questa cosa. Ma è... cosa intenderà, mi domando? Perché se riuscissi a capire quali sono gli estremi di questa cosa che lui sta provando, perché nel senso lo sento che soffre, ma vorrei poterlo aiutare, ma non... Non so. Forse c'entra con la pratica sessuale definita Golden Shower. Allora, io scusate, non ho sentito Fede, cioè la voce che va un po' male e non si sente. Passa sto cazzo vai, di te. Vai via. Sì. È un prete a cui piacciono le docce. Potresti passare sto cazzo di testimone di merda, Giacomo, che mannaggia, oh. Applaudi. Decidi. Sono spaventatissimo che fa. Applaudi. Non c'entro niente. No, la merda, non ti girare col naso. No, dai, forza, finiamo sto giro di domande. Se potessi, diciamo... Ok, applaudi, vai. Se potessi influenzare il mio destino, naturalmente ci proverei a farlo. Il caso non esiste. Però devi capire che il destino è un po' come Final Destination, capito? Cioè, nel senso, tu magari vai a sapere in che modo morirai, te la scampi e muori in un altro modo un minuto dopo. Quindi... Va bene lo stesso, nel senso, almeno sono stato artefice della mia dipartita. No, ma Blo, però come dire, tu sai che sarai più triste, ma non sai come... E anche se tu provi a cambiarlo, comunque si realizzerà quella cosa. E allora non mi serve a niente, perché se so che sarò più felice nella vita, non farò altro che vivere aspettando quel momento, nel frattempo perdendomi tutte le sfumature della vita. Se so che sarò triste, non farò altro che vivere nel timore di quel momento. Quindi no, preferisco... Ecco, la vita può essere felice, può essere triste... Però almeno la mia di vita non l'ho mai considerata noiosa. Quindi preferisco una vita movimentata e imprevedibile. Questa è la mia risposta. Ok, grazie per non aver citato Vasco. io voglio ecco, per citare punto. Vasco, per citare Vasco. Voglio quel video di Vasco con voi. Il video di Vasco di io scriva e Liuba, penso, non mi ricordo chi c'era, penso io scrivo e Liuba, che facciamo live reaction alla cosa, ce l'ha sicuramente Andrea, però nel senso, gliel'hai chiesto? Sì, gliel'ho chiesto, mi ha risposto, aspetta.
siamo dovrei... soli. Dovrei ricaricarlo qui nel gruppo. Ok. Quindi. Dovrebbe in effetti. Vivere insieme a te. Ma che poi c'è? Sai come mi è venuto in mente? Era passata quella canzone in radio mentre eravamo in macchina. Ho detto, cazzo, devo vedere quel video. Cazzo, quel video è stupendo, voglio rivederlo. Ha ragione te. Ok. Più su, più giù. Più ok, su, sono, più posso dare la mia risposta, Blodi, o volevi elucubrare ulteriormente? No, no, prego, prego. Vabbè, io, nel senso, per quanto la mia risposta non sia particolarmente originale, penso che non lo vorrei sapere perché la cosa sarebbe semplicemente un qualcosa che mi porta verso un'ansia maggiore. Perché, nel senso, se non posso fare niente di attivo nei confronti di esso, sarebbe una consapevolezza fine a se stessa. Cioè, nel senso, l'unico motivo per cui chiunque potrebbe volerlo sapere è il appunto poter modificare o poter agire su questa cosa in qualche modo. Se non si può, allora a questo punto tanto vale aspettare. Però Fede, tu non ci hai dato la tua risposta. La mia risposta è no, perché se so che andrà peggio mi ammazzo. Cioè è inutile. Cioè, se va peggio, perché viverla? Se sai che andrai inevitabilmente al peggio, anche se sotto sotto tutti sappiamo razionalmente che è destinata a finire e andrà peggio probabilmente, perché tanto vita fa schifo, però abbiamo tutti quel fondo di illusione che ci dirà domani andrà meglio, anche se non è vero e lo sappiamo benissimo, ma ci illudiamo di questo. Invece, sapendo di no cioè, questo vedendolo nella maniera più negativa che si possa, ovvio, non va davvero sempre peggio. Sapendo, se te sai invece che davvero andrà peggio, ne hai la prova certa, allora tanto vale vivere. Però è un dato effimero, perché puta caso che te sai che la tua vita peggiorerà, ok? Te sai che sei destinato solo a una crescente infelicità. Tu dici mi ammazzo. Però in questa tua infelicità tu potresti aver portato del bene a tanta gente attorno a te. E sarebbe un atto profondamente egoistico a quel punto andarsi a uccidersi e privarsi di quello che comunque, a discapito di quello che quello a cui potresti andare soggetto te personalmente, potresti fare agli altri. Se io sapessi una cosa del genere, magari non lo so, nel senso, magari mi metterei a cercare di essere, non lo so, più, non so, anche solo a fare del bene, fare beneficenza, fare cose che non lo so, quella sensazione di un minimo voglio lasciare il segno, magari non nella storia, allora, però nell'immediato. Ti ammazzi facendo un botto di morti. Mi vado a far esplodere, sì, al Consiglio dei Ministri. No, Madre Teresa. Il tuo ragionamento, Paolo, è bello e... come dire, è notevole. Sì, non piangere, Blodi, dai. Non ero io, che se vuoi. Ah no, pensavo, ero un vinto, scusa. Scusa se non ho fatto del bene. Ne avevo fatto. Ma è ripassato la piazza delle orette se mi sto piangendo. Ma cosa? No, scusa ormai è un meme. C'è Giacomo che marcia su Roma da solo. Ma perché? Ma non lo so, se l'ha inventata Fede, noi abbiamo seguito. Vabbè, che adesso è una maglia nera, però. Vabbè, allora lo vedi che ci metti del tuo. Dai. Scusa. Ti ho visto mentre adocchiavi le abissine. Con quello sguardo coloniale citato, sì. Vengo a specificare che ogni riferimento al fascismo di Massi è una battuta. It's only a prank, bro. Ok. Sono il nipote di Mussolini. Io non so perché mi sono immaginato un cartone animato. Cioè, immaginatevi Mazzi, però disegnato tipo i personaggi di Cuphead, che marcia su Roma con queste gambe lunghissime. Quindi, tipo, ci arriva tipo in 5 passi. Perché è lì che molleggiato, tipo, sai. Hello, my baby. Hello, my darling. Esatto. Hello, my ragtime pal. Anzi, gal. Blodi, hai aperto il racconto di Fede? Certo.
Certo. Vuoi farci una lettura come alla Gasman del racconto? Certo. Tanto sarà due minuti di podcast, ci ruba questa cosa, quindi mi raccomando, devi far arrivare il pathos. Prego. No, ok, andate avanti. Voleva scorreggiare, però non gli è venuta. Tipo. Sembrava tipo: no. Vieni qua, tira il dito. No. Più o meno. Potrebbero essere errori grammaticali, non l'ho ridetto. Dai, tranquillo, ti fidi di me? Volevi una lettura con il pathos e lo avrai. Scusate. Silenzio adesso, mi raccomando, è importante. Non ridere con questo effetto che è agghiacciante. È terribile. Guarda, faceva effetto. Nuovo cantante dell'happy hardcore con nightcore, vai a suonare sulle basi di DJ. Faceva effettivamente paura, Bloody, io questo te lo posso garantire. Non si è capito una minchia, però si faceva paurissimo. Modo migliore per cominciare questo racconto. Allora, ricomincio. Vai. Era una giornata come le altre. Tornai da scuola, pranzai, e verso le 15 decisi di sdraiarmi un po' a leggere. Meritato riposo. Alle 15:30, non so per quale motivo, sono in salotto. Iniziai a sentire un rigurgito, pensai fosse vomito, poi inaspettatamente tosse. Tosse e vomito. Cosa mi sta succedendo? Iniziai a tossire, allo stesso tempo avevo rigurgiti di vomito. Con uno scatto balzai verso la porta del bagno, nemmeno il tempo di afferrare la maniglia che, dopo un colpo di tosse molto più irruento, sentii qualcosa staccarsi dalla mia trachea, come se qualcosa vi fosse aggrappato. Entrai in bagno, tossii sangue e vomitai quella cosa. Fu solo quando abbassai lo sguardo dopo essermi sciacquato la faccia che capii che cosa stesse succedendo. In mezzo a tutto lo schifo che era... Cosa? Cos'era? Ho sentito un rutto. Chi è che ha ruttato in mezzo a questa cosa incredibile? Scusate. Era quello di prima, scusate. Mazzi! E dai! Non è il caso. Scusate. In mezzo a tutto lo schifo che era uscito dalla mia bocca, si dimenava un piccolo essere, poco più piccolo di un pugno. A prima vista poteva sembrare un ragno, ma era diverso. Aveva infinite zampe filiformi che, agitandosi e strisciando contro il lavandino, riuscivano a muovere e far dimenare l'essere. Era arancione, senza volto, sul torso aveva del muschio e un piccolo fiore. Lo osservai terrorizzato mentre con le zampine si districava in quel bagno di sangue e vomito. Poi, vuoto. Mi svegliai. Ero nel mio letto, andai in bagno convinto che fosse tutto un sogno. Mi sbagliavo. Appena aperta la porta vidi il lavandino sporco. Proprio come nel sogno mi si gelò il sangue. Rimasi pietrificato fino a quando non sentii un prurito sulla testa. Passai la mano e lo sentii. L'essere era sulla mia testa. Non lo vidi, ma tutto d'un tratto sentii un dolore lancinante alla mano che avevo passato tra i capelli. Gridai e caddi al suolo. Da lì in poi tutto quello che mi ricordo è questa stanza. Bianca, così bianca. Il soggetto è affetto da schizofrenia e va isolato. Dicono, ma si sbagliano. Io lo so, è ancora dentro di me. È lui, non sono io. Non resterà in me per molto. Un inserviente mi ha consegnato un coltello. Non so perché, non mi interessa perché. So solo che con questo coltello lo tirerò fuori. Lo sento che cammina dentro di me. È dappertutto, dappertutto, fuori di qui, fuori di qui. Signora, il resto della lettera di suo figlio è stata rovinata dal sangue. Da quello che siamo riusciti ad estrapolare conteneva solo parole senza senso. Siamo davvero dispiaciuti per il nostro errore. Quel coltello non doveva essere lì. Faremo il possibile per aiutarvi e faremo il possibile per capire come sia stata possibile una tale svista. Scusatemi, devo rispondere. Come? Si è suicidata. Scusate, signori, ma devo chiedervi di uscire. Recapiteremo un assegno al vostro indirizzo. Fine. Brividi, Bloody, brividi.
Madonna. No, 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 ci stava, complimenti. Domanda, ma l'avevi già letta e sapevi come no. fare o l'hai fatta adesso? Oh, complimenti. Hai complimentoni, davvero, davvero, davvero. Adesso... No, è stato il Ruto che mi ha dato... Ah, beh, ha spezzato un attimo la cosa. Quindi, scusami, domanda, te in tutto questo hai sognato di essere il tipo? Il tipo con la bestia sotto pelle? Io ho sognato di vomitare quella bestia. Puttana, Fede, complimentoni. No, è che, beh, vai, capito, cioè, poi ti guardi i peggio schifi, horror, eccetera, e dici, ma no, va là, io a me queste cose non mi fanno, e poi ti sogni ste robe. No, ma a me non danno fastidio perché sogno ste robe. Vabbè. E sì, sì, poi finisci come quello del pasto nudo, te lo dico. Madonna, Paolo. la prossima puntata del podcast racconteremo il prossimo racconto. Vai, è un po' più lungo, quindi... Magari, però sì, si può fare anche a puntate, essendo che è diviso in sezioni di un diario, quindi ci può stare. Mi è piaciuta questa cosa, mi è piaciuta, bravo Blody, complimenti. E ringraziamo anche Mazzi per l'intermezzo, che insomma, diciamo, corporale lo definirei, profondo sicuramente veniva da dentro, sì, decisamente veniva da dentro e è uscito fuori un po' come la bestiolina, direi. Però allora io vorrei dire una cosa che secondo me è un dettaglio che penso sia uno dei dettagli che mi è piaciuto di più della storia e che secondo me potevi sfruttare un pochettino meglio, perché una delle più grosse infamate che puoi fare a livello narrativo è far scendere la calma e poi far realizzare che quella calma è infondata. Quindi la cosa del mi sveglio, è tutto un sogno, vado nel bagno, trovo il sangue, faccio... No, questo è un corpo del racconto, devo aggiungere delle descrizioni. Lo potresti, sì, lo potresti ampliare, sì, ovviamente, sì. Però secondo me su quella cosa lì ci puoi investire, sì, tanto. E io vorrei obiettare, ma solo per un motivo. Prego. Mi ha appena scritto Kirtar e mi ha detto, allora saluta Paolo con un'obiezione. No. Vabbè. Sì, ciao Paolo. Ok, grazie Blody, grazie a Kirtar dell'obiezione, l'apprezzo tantissimo. Io vorrei dire due cosine, allora, una... Prego. Il font non mi piace. Due... Chi è che si è suicidato? Non ho capito chi si è suicidato, scusate. Lo chiediamo allo scrittore, scusa. Esatto. Beh, dovrete leggere l'universo espanso. Tipo Marvel Universe. Capito. Paolo sa, ma non si esprime perché Massi non vuole spoiler, quindi esatto. Voglio al lettone. Se no vi passo direttamente anche il secondo e poi lo si legge in diretta la prossima volta, per intanto voi potete leggerlo almeno. No, preferisco la sorpresa. Ok. Però potresti volerti un attimo preparare l'esposizione, a seconda se ci sono cambi di voce, di personaggi, cose del genere, no Bla? Preferisco improvvisare. Okay. Ah, bene così. Ok, diteci cosa pensate, cosa ne pensate di questo racconto e se e come possa essere migliorato. Assolutamente, facciamo caso della vostra fondamentale, meravigliosa testimonianza. Sì, allora, sai cosa? Mi era quasi sfuggito là per là che ci avesse tipo il muschio e il fiorellino. Questa cosa qua è, cioè, era presente del sogno. Era parte del sogno, quindi sì. Tu non hai nessuna spiegazione del perché questa cosa sia... No. Ok. Questa cosa mi ha ricordato le Arrakas di The Witcher. Chi è, scusa? Le Arrakas, che sono tipo dei mostri di The Witcher, che sono... tipo una sorta di granchietti che c'hanno sopra però delle parti di piante. No, okay. Ma in realtà adesso voglio provare a disegnarlo, comunque fare un concept di queste creature, perché ritornano ed è abbastanza nella mia testa, ma è abbastanza astratto. Ovviamente te sai benissimo che io ho la fobia degli insetti e di tutto ciò che è piccolo e schifoso, quindi anche di te, Fede, ovviamente. E questa cosa, allora, la descrizione che ci abbia non le zampine, ma praticamente tantissimi filini, leggerissimi, esatto. È una cosa che fa schifissimo. Ma fini!
fini fini. Ma fini fini, esatto. Ma vi immaginate come sarebbe andata a finire se fosse stato Paolo a sognare sta cosa? Sì, allora, che mi ammazzavo nella vita reale la mattina dopo. Sì. Così andava, no, nel senso veramente. Cioè, io, per carità, ce l'ho fatti dei sogni angoscianti nella mia vita, ma erano sempre e sempre cose a livello narrativo un po' fantascientifico, nel senso, io cose schifose non le ho quasi mai sognate, per fortuna, a parte mostri. Cioè, mostri in generale, cioè nel senso, nel periodo che subito dopo che smisi di fumare mi sognavo i peggio mostri grigi, alieni e cose strane. E poi, vabbè, è passato, finalmente sono ancora qua, non sono ancora impazzito. Vero, dico al cadavere che ho nell'armadio. Comunque... specchio. Vaffanculo, dico allo specchio. Paolo, è 3 ore che parli da solo, ma... noi siamo arrivati adesso, che cavolo stavi dicendo? Allora, hai fatto il test audio? Cosa? Prova. No, non fate così. No, comunque. Fate tenere lo Paolo da vivo. Smettila di fare quello grosso, sei alto mezzo. Perché sei teneroso, è bello abbracciarti. Ah, che carino. Vabbè, siamo passati direttamente prima dagli orrori. La prima cosa che Cosmi ha fatto quando mi ha visto, mi ha abbracciato. E io l'ho sollevato in aria come... è vero! In un film di Dirty Dancing. È vero, pensavo di vederlo volare indietro. Anzi, io pensavo di... quando ti ha alzato Andrea. Vabbè, quando si è alzato Andrea pensavo tu non toccassi più terra, tipo. Non ho toccato terra, infatti, ma tipo scrocchiato la schiena. Ha fatto bene, eh? Ma infatti... cazzo fa con l'osteopata? No, in realtà ho smesso di andare. Aspetta, ma chi è più alto? Mazzi o Andrea? Penso Andrea. Quanto sei tu? Io 1,95. E Andrea... forse, guarda, ma è una questione di centimetri, sarà alto meno di 5 centimetri più di te, Andrea. Lo so, io sono una delusione. Sono dei 2 metri... non li ho superati. Riccardo invece si arriva ai 2. Sì. Ma Riccardo è più alto di Andrea? Sì. Ah sì? Allora, lo so, guarda, sei te che fai che misuri tutti quanti. Beh, te sei abituato a vederli, non ci fai nemmeno caso. Noi sono abituato a guardare verso l'alto in generale, quindi sai... Se ti rendi conto, Paolo, che io sono stato per 4 anni con una che era 1,48 m e mi ero talmente abituato bene a guardare verso il basso che mi ero ingobbito. Ora però dai, su, poverina, ora non diciamo male alle donne basse. Sono voluti 2 anni per riacquistare la giusta postura. Ma scherzi, è la testa del mio tavolino. Tutte le volte mi immagino applausi che tutte le volte che sento una voce di donna guarda verso il basso tuttora. Tipo. Vabbè, sì, diciamo, non è che le incontro spesso quelle più alte di me. Beh, sì, vero, però nel senso, non è che tu sia l'imperatore dei Vatussi, forza, dai, sì, sei alto, tranqui, però... Bloody è alto. Cioè, sì, ho capito, ma in mezzo a Riccardo e a Bloody, sì, in mezzo a Riccardo e Andrea, Bloody sembra normale, sì, dai. E comunque anche Mazzi ti dà la merda, Bloody, quindi. Beh, sì. Ah, non parliamo di merda a Bloody, scusami, è vero. Guarda, in realtà... mi ci trovo bene nella mia altezza e diresti te, ma vedrai. nel senso che... medio-alta, è una buona altezza. E che altezza, che mezza bellezza, no? È che inizio a essere... cioè, un po' di più e diventerei uno spilungone troppo goffo. Hai visto, no? Che sono tutti goffi quelli arti. Ti stai insultando, Mazzi? Io sono già abbastanza goffo, però... potrei essere peggio, ecco. Pensa, io e Paolo che siamo goffi ma non abbiamo scuse. Sì, appunto, noi siamo mongoloidi direttamente, cioè non c'entra niente l'altezza. Sono le turbe. No, io sono mongoloide e te sei un frullato di merda. Diciamo le cose come stanno e cerchiamo di non dimenticare i dati importanti della vita. Ma un po' tutti abbiamo il gene Pippo, dai. Il gene Pippo. Ecco. Il gene Pippo, questo sta bene tra parentesi, questo amore è una camera gas aperta parentesi, il gene Pippo, ok, andiamo avanti. Il pene Gippo. Mettici questo. Il pene Gippo.
maiuscolo. No, 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 fai proprio Gene Pippo o... No, oppure tipo Gene Pippo o il pene Gippo, punto di domanda. Gene Pippo, tra parentesi, il pene Gippo. No, facciamo parentesi quadra, Gene Pippo, parentesi quadra. Il primo podcast con la parentesi quadra, ok. Okay, okay. No, la graffa, la graffa. Ah, è vero, è vero. Una quadra, una graffa. Allora, aspetta, però prima mettiamo il Gene Pippo, no? E poi il pene Gippo, non lo riesco a dire. Il pene Gippo. Ma tu il vestito lo vedi. Il pene Gippo non vuol dire nulla. E fa ridere uguale. Il pene Gippo. Giusto per far capire benissimo che la gente non lo deve aprire questo video, proprio statene lontani. Comunque, visto che abbiamo superato l'ora di podcast e c'è stato tanti di quei contenuti, tra l'altro abbiamo parlato di attualità, di mafia, di religione, di mostri, di fascismo, di testate, di esistenza, di ciechi a cavallo. Il mostro di Cosmi dal naso, aspetta. Il mostro di Cosmi, tipo il mostro di Firenze, ma è peggio. Questo prima rutta, poi si scaccola, è proprio un troiaio d'uovo. Sì, vabbè, senti, parli te che c'hai la merda in qualsiasi elemento della tua vita, voglio dire, cioè nel senso. Beh, sono raffreddato. Nel senso, mi guida. Sì, il tuo animale guida, sì. La catina con gli occhi, tipo la faccina di Facebook, proprio. No, quella di South Park, presente? Ah beh, certo, certo, certo. Comunque, in tutto questo, a me mi è sembrato che qualcun altro avesse delle cose da dire. Mi sono sbagliato? Non mi ricordo se... Paolo, sì? È presente che prima ero andato a fare la doccia? Mm-hmm. Cioè, la doccia avevo pensato... A chi non piace fare la doccia? A sudici, poi... deve farlo. Aspetta, perché secondo me lui vuole arrivare a qualcosa, prego. Vabbè. E poi ho pensato ad Anna Frank. Va benissimo, grazie di aver seguito questa puntata e ci vediamo la prossima. No, dai ragazzi, vi prego, tra l'altro, scusate quanto cazzo ho riso, io lo so, allora, questa è orribile, però io non riuscivo a non ridere quando, tipo, non so, un anno o due fa venne fuori la notizia che, tipo, era estate, c'era un'ondata di calore incredibile, quindi a Auschwitz, per i turisti che morivano di caldo, fuori avevano installato delle docce fuori, fatte malissimo, letteralmente dei cazzo di tubi di ferro bucati, che la gente ci andava sotto e si rinfrescava. Sono durati qualcosa tipo 5 minuti perché la gente ha iniziato a fare non è che è un po' un'idea di merda, sapete, scusate, siamo a Auschwitz, non lo so, un'occupatura ed era un attimo. Non lo so, è come iniziare a distribuire bambole con due teste a Chernobyl, che cazzo fate? Cioè, vi prego. Cosmi, hai presente i nebulizzatori che mettono a Mirabilandia quando fa caldo? All'acqua. Sì. Non so, non sono mai andato all'acqua. A Mirabilandia, ci sono i capinotti che ti spruzzano il vapore. Io non sono mai stato a Mirabilandia. Come no? No. Ma scusa! Ma ci abiti. Infatti. No. Appunto perché ci abito, come Paolo che mi ha messo la torre di Pisa. È vero! Cazzo, manculato! Ma... Davvero, non sono mai stato sulla torre di Pisa. E tra l'altro io vorrei sottolineare, qualora questa cosa non fosse ancora abbastanza trasparente, proprio la bassezza, il picco più basso della nostra vita, abbiamo appena equiparato Auschwitz a Mirabilandia. Fine. Io... Punti di vista. Sì, sono morti tanta gente da tutte e due le parti. Però c'era del divertimento a seconda di che punto di vista la guardi, ragazzi. Vi state facendo dire delle cose. Va bene. Chi era quello stronzo che ci aveva una cazzo di domanda? Andate avanti, vi prego. No, io volevo dire qualcosa. Nova, il problema è proprio quello. Il problema è quando dici qualcosa a te. Vabbè. Ah, no, Paolo, tu avevi azionato di Chernobyl, no? Sì. A proposito, ho scoperto che fanno dei tour vacanza di due giorni a Chernobyl. È tipo la cosa migliore di sempre. Si voglia andare. Lo caccio, porca madosca, lo caccio. Oh. No, Fese. Non era puntata, sono serio. Anche io li voglio fare. No, tu li vuoi organizzare, ma quello perché sei fascista. Lascia fare. Esatto. Poi ci lasciano gente dentro. Cioè. Paolo, adesso mi dici che cazzo c'entra Chernobyl col fascismo. Io sono convinto che se usi un minimo di creatività ci puoi arrivare.
Sì, ma... Ma... Sono serio. Ci sono. Volevano usare il reattore 4 di Chernobyl per ricostruire il corpo di Mussolini. Per questo. È tipo, sì, è tipo un livello di Wolfenstein nuovo, questa cosa qua. In tutto questo, Bloody, tu non hai una canzone, no? Sì, ovviamente l'ho ovviamente, ragazzi, ma cosa... Pensavate che questa puntata io non l'avessi preparata la canzone? Perfetto, guarda, io non dubitavo assolutamente di te. Quindi vuoi farcela sentire adesso? No, aspetta, allora, prima vi voglio dare un indizio. Mm-hmm. Allora, questa canzone è facile, ok? Rispetto questo non è un indizio, è un'opinione. No, rispetto alle altre è facile e l'indizio è... che l'avete ascoltata di sicuro, ok, ragazzi? Mm. Cioè, immaginatevi la canzone più famosa che riuscite a immaginarvi. Mm. Quella è ancora più famosa, va bene? E cioè, talmente famosa che non sapevo se metterla stasera e poi appunto non facevo altro che pensare a quella, quindi mi è toccato metterla. Ok. Quindi l'ho registrata diligentemente come faccio tutte le settimane, senza nessuna esclusa, ormai da un bel po' di tempo, e adesso mi appresto a riprodurla. Quindi poi dopo voi ragazzi mi saprete dire appunto se l'avete riconosciuta o no, senza dire il titolo come al solito, e mi raccomando, cari spettatori, scrivetemi il titolo e dove l'avete... Quindi già il fatto che vi abbia detto che mi dovete scrivere il titolo della canzone... presuppone che questa canzone compaia, ma sia stata creata separatamente rispetto a un'altra opera originale. Mm. Voi dovete dirmi il titolo e dove compare questa canzone. Vabbè. Ovviamente. Ok, siete pronti? Vai. Ok. Quindi, grazie Bloody, è stato veramente incredibile che tu abbia trovato il tempo anche questa volta, non so... Paolo, stavolta l'hai riconosciuta, spero. Guarda, io penso di sì, però mettiamola così, forse il fatto che sono un po' più grandicello mi ha aiutato stavolta, dai, è possibile. Però non lo dico adesso, perché ovviamente certo. Posso chiedere un attimo solo un indizio? C'entra con la PlayStation 1? Perché mi sembra di averla già sentita. No. Ok. No, però è stato titubante, Bloody, eh? Mm. Non che questa cosa non è che deve essere per forza un indizio, però insomma, nel senso... La mettiamo là. E no, davvero, però come cazzo hai fatto a trovarla in così poco tempo? Guarda, veramente sei veramente... Hai detto che... Sì, infatti, le calo un po'. Veramente, veramente bravo. Ah. Tra l'altro io sono andato qua a segnare cose senza nessun motivo, no? Sono andato qua a segnare cose prima, quando ho scritto il titolo di questo podcast, e in questo blocco note ci sono tante cose, tante frasi, anche citazioni di vecchi podcast che non sono stati utilizzati per il titolo, per vari motivi,
e mi si parava davanti, cioè ci sono scritte tante cose, c'è scritto la Kata che è smarmotta, yeah, c'è scritto il ritardato di Dorian Gray, le mosse stitiche, c'è scritto io sono un personaggio, tu sei un frullato di merda, che mi ha fatto assolutamente ricordare le cose di prima, e c'è scritto una cosa che io non so per quale motivo sia scritta là, però c'è scritto easy come l'Isis. E questa frase, easy come l'Isis, io ogni tanto mi si para davanti quando accendo il computer ed è tipo la prima cosa che leggo e non lo so, mi è entrato, ci voglio chiamare un disco, easy come l'Isis. Come per vendetta. esatto. Ecco, c'è scritto ad esempio, quando uno ti cae in bocca che fai, ti lamenti del piscio. Questa è una... Questa devo averla detta io per forza. Questa l'hai detta sicuramente te. C'è uno dei migliori titoli del podcast di sempre, che è Termine il razzismo, ma sono tutti neri, che mi piace. Poi c'è... vabbè, a questo punto le porto in fondo. C'è scritto, scusa se ho rubato i cestini, avevo fame, e sotto, regalare penny è un atto di generosità, che poi è stata abbreviata in un atto di generosità e basta, perché mi piace che lascia un po' intravedere la cosa ma non la spiega completamente, devi ascoltare il podcast per capire che il soggetto è regalare penny. Poi c'è scritto cosa? C'è scritto intingi che me lo dipingi, non so per quale motivo, penso che fosse una cosa che... Sì, Andrea, assolutamente, perché gli piace. C'è scritto in nome di Madre Teresa, ovviamente. C'è scritto filosofia di vita, umanità, cultura, attualità e altri sbagli della creazione. Questo penso che era un'idea da mettere nel pannello iniziale. Poi c'è scritto tocchiamo un tema ricorrente, Paolo sei proprio un fetente, benvenuti a questa nuova puntata di Faccia di Serpente. E va bene. E ancora, gli lanci la scarpa. Questa è una delle più grandi massime di Leo, che salutiamo perché questa sera doveva mungere delle capre, quindi non c'è. No, quella era Shield. Ah, scusa, è vero. Ma perché? Scusa, Shield sta in campagna? No, sta in Sardegna. fai ciao a uno dei tre iscritti del tuo canale di Twitch. E ancora c'è scritto spegni il computer e vai a Troie, tra parentesi è più filtrata. C'è scritto è oggettivo che non sia oggettivo e qua non ho intenzione di fornire alcun contesto. Io me la ricordo. Bravo. E c'è scritto io questa volta non mi sono preparato proprio niente, benvenuti a questa nuova puntata di Faccia di Serpente. C'è scritto Dromar, e chi è che si ricorda Dromar? No, non me la ricordo. Non si può dire. Fede, te lo ricordi Dromar? Aspetta, ma chi ricordi? Prendi queste due parole, questa parola, fanne due parole e hai capito. Sì. Okay. Ho già capito. Perfetto. Il contrastico è nato. Poi abbiamo io, Andrea e Andrea, non so per quale motivo l'ho scritto, poi abbiamo il più grande estimatore di Putti, tra parentesi, il capizzolo, sì. E niente, poi c'è scritto I can show you the cosmo per qualche motivo, c'è scritto in punta di piedi su uova piene di merda, c'è scritto chi dorme non piglia tempo, chi ha tempo non aspetti pesce, che era una citazione tra l'altro, non mi ricordo cosa. E poi c'è scritto Mojito parti grande. Vedi come tutto, come si ritorna indietro. Poi c'è scritto Harry Potter e le insospettabili troie, che era il nome di una fanfiction porca che aveva citato Andrea in un vecchissimo podcast. E poi un sacco di altre cose. E poi, no vabbè, veramente troppa roba. Però voglio chiuderla su questa cosa che mi ero segnato, che mi sa che non ho mai usato per un video. C'è scritto assortimenti di penny incarbonite gelosamente conservati per ogni evenienza. Va bene così. Forse l'hai usato. Dici? Non me lo ricordo. No, Paolo, l'ho utilizzato nel discorso dato comunione, quello. può essere. Può essere... Benissimo, signori, qual è il rapporto... Qual è l'episodio che vi è capitato in chiesa più divertente che riuscite a ricordare? O più strano, o più... E soprattutto cosa ci facevate in chiesa? Esatto. Ma va bene. Va bene, comunque sia. Allora, mi date la possibilità di parlare di qualcosa di cronaca che non faccia parte... No, fermo. La mia domanda era seria, però.
Era seria. Ma a noi, pensavo che la facevi agli spettatori. No, no, a voi. Dici delle cazzate che abbiamo detto nel podcast che ci sono venute in mente in momenti inopportuni? No, la domanda era qual è la cosa più divertente che vi è capitata in chiesa? Vabbè, in chiesa? Io il classico grazie quando mi ha dato l'ostio. Conoscendoti poteva andare molto peggio. Ma il me di qualche anno fa che andava in chiesa non era il me di ora? Sì, ma da qualche parte era in mezzo. Era meglio, signorino. Può essere. Per cominciare non si faceva le canne. Ecco, poi Cosmi ha scoperto le messe nere, ha cambiato, è passato al lato scuro. Certo che te col nero oggi, Giacomo, proprio non ce la facciamo, che cazzo. Con giovinezza e poi non mi ricordo. Certo. Tra un po' mi faccio l'X sulle mani, sono veramente straight edge. Sì. D'altronde sta bene su tutto. Non c'è nulla. Sta bene su tutto il nero, vero Giacomo? Snellisce, vero? Soprattutto sta bene su tutto il nero. Sta bene soprattutto. Cos'è, una battuta su razzista ora? No, ve le fa mazzi, ti preoccupare. Ci pensa lui mentre marcia su Roma a larghe falcate gommose. Ci sono. Sta bene su tutto il nero, non sarebbe stato d'accordo quel prete che è andato a scrivere cosa. Lasciamo, vabbè, quella, sì, è il minimo che gli potesse capitare, giustamente, certo. Vabbè, d'altronde, te sei un umanista, è un fine filosofo. Vabbè. Filantropo. Sì, filantropi anche, sì. Adesso mi rimetto in contatto con i miei amici per farmi raccontare delle barzellette razziste. Così ve le porto. Vabbè, adesso si chiamano amici, chiamali col nome vero, si chiamano camerata. Dai, su, forza. voglio dire. No, seriamente, però, nel senso, ci sono cose divertenti che vi sono capitate in chiesa? Io probabilmente, non lo so, io da piccolo mi ci portavano fisso in chiesa, eccetera, però figure di merda in particolare, no, solamente mi ricordo quando ho fatto la comunione, questo troiaio di ostia mi si attaccava al palato, mi veniva da rigozzare. E questo è il problema, io mi sono allontanato dal prete che c'avevo tipo il vomitino in gola e facevo tipo però dovevo trattenerlo perché c'erano tutti i parenti, quindi magari è dato fastidio l'acqua santa. E poi sì, sai, magari mi mettevo a vomitare e tossire e poi usciva un ragno dalla mia gola con un fiore tatuato, esatto. Sopra magari non era il massimo della vita. Che Dio ti insegna a inghiottire. No, e questa è una frase che i preti dicono a tanti, vabbè. Il fiore non era tatuato sopra, era letteralmente un fiore sopra. Ah, ok, sì, no, scusa, hai ragione. Il muschio era sopra, comunque. Il fiore era nel muschio. Ok, sì, perfetto, sì. Chiedo bene. Comunque, vai Fede. I miei racconti non ne ho, però c'è un mio amico che mi ha raccontato per tipo un anno di quando... E ho le prove, perché c'erano anche altri miei amici che mi hanno dato la conferma. Di quando lui per scommessa entrò con un casco in testa in chiesa gridando porco Dio. No! Ma sai che l'ho sempre voluto fare? Però fallo allora, no? Ma fallo senza casco. Sì, infatti. Infatti, voglio dire, fai una cosa, falla fatta bene. Hai ragione. No, in realtà il mio piano originale, che ne avevo discusso anche con i miei amici, era di entrare, bestemmiare, dire ho sbagliato orario e uscirmene via. Tipo all'orario di punta. È chiaro. No, invece quando ho confuso il profilo... Scusa, vai, bro. Una mischierata, però ho detto tipo quando ho confuso il professore organizzandomi con dei miei amici che sono entrati in classe all'ora di religione e hanno detto scusate qualcuno ha un tostapane e io sì, ho preso un tostapane dallo zaino e gliel'ho portato. Ma come? Cosa? Ma perché non ce l'hai mai raccontata? È una delle cose più geniali della vita questa. Devo portato ammettere che non è venuta da me l'idea. Però è fantastico. L'avevo vista fare, diciamo, su internet, tipo, e tu ti sei portato un cazzo di tostapane nello zaino per tutto il tempo. Sì, però ecco, era particolarmente, diciamo, appropriato dato il tipo di persona che era il nostro prof di religione. Ma ha apprezzato questa scena o come ha reagito? È rimasta a bocca aperta, continuava a guardarmi come insegnano i preti. Sì. Guarda, vogliamo un attimo spezzare una lancia nella schiena di Kirtar e dire che questa cosa è geniale quasi quanto quella volta che mi hanno raccontato, purtroppo non c'ero, ero ancora in Inghilterra, che si è presentato a Pisa,
a voi, sì, con te, eccetera. Anzi, guarda, raccontala te, perché io non c'ero, quindi per favore, Bloody. No, raccontala te. No, a me hanno raccontato molto semplicemente che lui aveva un regalo per tutti, poi però c'era un ospite in più che lui non aveva preventivato e letteralmente ha fatto una frase che era tipo ma mi dispiace, però per te non ho preso una sega. Ha tirato fuori dallo zaino una piccola sega e gliel'ha data. E questa cosa, se non è geniale, io non so, cioè nel senso, il fatto che lui avesse preventivato che potesse esserci una persona in più, cioè questa è una genialata, io vorrei veramente che questa cosa rimanesse alla storia. Mi dispiace quasi di non essere stato io il destinatario della sega, no, detta così è un po', vabbè, però avete capito ciò che intendo, perché veramente l'altro... Chi ti contatterà in privato? La... sì. Mi farà avere notizie dai suoi legali. No, per organizzarvi. Ok. Ah, vabbè, allora quello su WhatsApp adesso direttamente. Ragazzi, ho appena scoperto la parte di Amazon dove vendono i cibi. Cibi nel senso dei pupazzetti carini, ovviamente. No. Ma dopo quanti giorni ti consegnano? Nel senso, qua ci sono 20 pacchetti di Oreo a 16 euro. Pensavo di uova marce. Ah, ma subito, anche perché mi mancano tantissimo gli Oreo a me. Fai il cazzo di supermercato, Paolo. Ma non ce li hanno in Italia, o sì? Sì che ce li hanno in Italia. Oh, alla Coppa non si li ho visti. Si chiamano Ringo e sono più buoni. Ma non è vero, no, un Cristo. No, no, non è vero, Bloody, non è vero. Sei un maledetto nazionalista di merda, vai a marciare su Roma insieme a Giacomo. Per favore. Comunque, Paolo, gli Oreo ci stanno in Italia. Non ci stanno i gusti fighi, però ci stanno. Vabbè, in realtà gli unici Oreo buoni sono quelli classici. Ah, pensavo sono quelli morti. In realtà, Paolo, io ho trovato su Amazon questi, che mi attirano abbastanza. Ma descrivili. Apri un attimo e poi descrivi te a vedere. Spero questi. Che mi abbia mandato la foto di uno stronzo su un cuscino di seta, tipo. Ah, gli Oreo bianchi. Ah no, neanche bianchi. Madonna, che grezzata incredibile. Sono Oreo normali però ricoperti di cioccolato bianco. Cosa c'è di meglio, scusami? Boia. Sembrano effettivamente una sfogata incredibile. 8,75 euro per una scatola, tipo. Sono 6 pacchetti. No, sono sei pacchetti da due, finiscono in un pomeriggio. Ah, ma guarda là, esistono anche ricoperti di cacca. Ah no, non è cacca, è cioccolato. Ok, peccato, Bloody, mi dispiace, non volevo fartici credere così tanto, però vabbè. No, volevo un attimino parlare, insomma, di... Vado a prendermi la barretta di cioccolato qui di sotto, loro fanno. Sì, di cioccolato. Va giù a tirare un altro paio di coltellate al cadavere. Eccolo. No. Vladi. No, my friend. Bloody. My friend. Siamo qua, ci dica. I'm not feeling very well. E l'abbiamo capito, cosa possiamo fare per lei? Ci dica. You must help me. I have to find... No. I have to find the golden little boy. The golden little boy. Chi è? Chi è? Ci dica di più, non possiamo andare avanti con così poco, però dai. No. You must hurry. It's loud. No, it's coming again. Madonna, sta peggiorando qua. Io. Sì, il dottore gli aveva detto che era una semplice tosse. Gliel'aveva detto anche a Fede Cosmi e poi. Vado a prendere il mio cioccolato coi tuc. Vai a il cioccolato coi tuc? È fuori di testa, ragazzi. Non potete capire. Aspetta. Ancora, Cosmi? Sempre no, sto video. No, va? Aspetta, sei serio? Non prendo e ti mando una foto. I tuc sono salati. Paolo. E questa puntata è sponsorizzata dagli Oreo e dai tuc. Ma io preferirei la merda pensata da Bloody sui tuc piuttosto ma che anche dai Ritz.
Ma c'è una fanca aere, cioè. Mazzi, ho rimandato quel video perché quello è il Golden Little Boy. Ma quello è più che altro un arcobaleno, Little Boy. Zitto, è il Golden Little Boy. Allora prende il col cioccolato. No, se tu mischi il dolce e il salato, Cosmi. Io l'ho invito anche, anche nel podcast, cioè. Cioè, non lo so, allora il prossimo passo qual è? Ora Cosmi si mangia la pizza con sopra l'ananas, non lo so. O l'ananas con sopra la pizza. Che è una foto bellissima che ho visto stasera, letteralmente. C'era tipo un ananas gigantesco tagliato a metà a mo' di tagliere e sopra pezzettini piccoli di pizza e c'è scritto How does this make you feel? Era una bella foto, sì. Ma sai che piace averla vista proprio da te? Può essere, ci avrò messo mi piace Spanish! Ancora! Spanish! Ci vuole dire che fine fa... Dov'è il suo padrone? Dov'è il suo... vabbè. Va bene, così... Spanish, ci vuole... Dov'è Vladi? Dai, sì, scusate, Obladi, scusi, un attimo confuso. Spanish? È un gabbiano mannaro, non so. Non capisco se si sta svegliando o cosa... Obladi? Obladi, c'è? Mi sente? E che cazzo fa? Cioè, ci sta facendo venire un infarto! È arrivato, si è svegliato Obladi? No! Sì, ho capito, ma si rende conto che nel senso, cioè Spanish ha fame, si è venuto a lamentare con noi, voglio dire, noi siamo in chiamata internazionale, no, questo... No, he's not angry, he's not hungry, mon frère. Ah no? He was actually complaining. Appunto, sembrava infatti. I had to take over. Perché allora, perché... I had to take over, mon frère. Capisco, ma perché, di cosa si stava lamentando? Perché la denuncia alla protezione animali, No. He was complaining... Your mother was too heavy, so I had to drag her. Fino a dove, scusi? Of course, it took me a little while, you know? She's... She's actually quite heavy, you know? Beh, sì, questo, lì, lo so, insomma. So I brought her here, under the Sagrada Familia, so we can be forever together and happy, you know? Lei è un romantico, insomma. Sì. Far away from you. Capisco. E... sai, i tipici suoni dell'amore. That's right. There. Ok, Spanish, now you can move. Quindi lei in questo momento... Lei è al di sotto della Sagrada Famiglia, lei adesso. I stay down. You get on top of me, mon bird. Ah, that's right. By the way, mon frère, oh mon dieu. Dica. Mon frère, have you heard about the other guy? E quale? Of course, I'm speaking about the man I was hired to kill, mon frère. Beh sì, abbiamo... Oddio, non sono sicuro che sia giusto dirglielo, insomma, magari lei... Cioè, non so, però nel senso, siamo abbastanza disperati in questo momento, quindi lei potrebbe essere di aiuto, magari. Ma sembrerebbe che non sta molto bene, insomma, non... Sta avendo una sorta... Quindi lei sa di cosa si tratta? He's been changing for a little while now, and the change is almost complete, you know? Complete. Ma in che cosa? He's becoming different. Che cosa sta diventando esattamente? As of now, luckily for him, I'm, you know, I've hidden his lasso. His lasso, mon frère! Sì. No, capito, non si alteri. E quindi, ma sa se possiamo fare qualcosa per lui? For now I'm slowing the process down. You can still help him, though.
Ok, ci dica cosa possiamo fare. Two ways which I know. Do you want to hear them? Beh, certo, dica. Of course, just a second. Mm-hmm. Paulus Mother. Perché la chiama così? Oh, ok. She told me she's dead and she can't speak right now. Ma scusa, perché ce l'ha lei il segreto di questa cosa? Lo sa lei? No, I asked for her permission, you know, permission. Ah, certo. I don't know how to say it in your language. Lo capiamo benissimo. Mm-hmm. So, she told me she's dead, so she can't speak at the moment. Capisco. However, this will soon change, mon frère. Ah, ok, quindi c'è speranza comunque, se lei mi sta dicendo. So there are two ways to get rid of the maledizione. Ok. The curse. The curse, sì. It's... The first way, you have to kill him. Too bad, he's dead. And he's, you know, he's well and dead. Mm-hmm. E una un po' meno radicale c'è a disposizione? That's the problem, mon frère. It's very problematic. You know? You know, problematic. Sì, la capiamo molto bene. Of course, mon frère. You have... For now, I've hidden his lasso, so it takes a little bit longer for him to change. Capisco. But you have to find the golden little bois. Ma che cazzo c'ha gli Horcrux, Vladi? Capisco. No, you have to find a little boy who's golden. I don't know what that means. I don't know what that means, mon frère. Don't ask me so many questions. No, va bene. Indagheremo. È stato... Grazie. There's a legend, by the way. A legend. Legend, sì. To say it in very close to your language. Grazie. The legend says the golden little boy is born from two women. Ma non è possibile fisicamente. Of course, it's possible. It's a legend, mon frère. N'est pas possible. You don't understand. Oh, mon Dieu, how many times do I have to tell you? Ma io non voglio. Ma perché si indigna sempre? Io è un'imprecazione, Baguette. Spanish? Stop touching Paulus, mother. Giacomo, ti voglio bene. I don't care. Go away, you fizzy bear. Sorry. Mm-hmm. So you have to find it. Is it good, little boy? Va bene, ci metteremo sulle tracce di questa leggenda. Grazie. Is it good, little boy? Sì, ho capito. Little boy. Sì, ok. Grazie a lei, grazie a Spanish. Spanish, take me out of here. We are done. We. Ma quindi lo usa come mezzo di locomozione? Paulus, brother, I'm coming. And soon you will be coming too. Ma come? Oh, that's good. Ma non importuni anche il gabbiano, dai. No, Paolo è andato. Vabbè, lo sapevamo. Non fare il Kevin Spacey. E sì, che tra l'altro era un po', voleva essere il mio argomento finale. Cosa? No, prima di iniziare, senti questo. Questo è un trucco al cioccolato che mi si rompe nel culo. Sì, è un suono meraviglioso, guarda. No, però. Un tronchi. Sì, esatto, un tronchi. Vabbè. No. Sarebbe un ottimo titolo del podcast, un tronchi nel culo, però no. Guarda. Però non lo metteremo questa volta. E nel senso, possiamo un attimino parlare in questi ultimi minuti di qualcosa di vagamente serio? Prego. Ok. Ok. La cosa è, ovviamente, la cosa di Kevin Spacey, che è partita in questi giorni e che ha dato adito ha dato la via a tutta una serie di rivelazioni su altri personaggi, pubblici, attori... Non era partita da Weinstein, però. Era partita da Weinstein, ovviamente. Però la cosa di Kevin Spacey ha fatto particolarmente scalpore, diciamo. Diciamo che la cosa di Weinstein praticamente la sapevano tutti, semplicemente...
è venuta fuori, punto e basta, ma era praticamente ovvio ormai, non si è stupito nessuno. Invece la cosa di Kevin Spacey ha fatto molto scalpore, anche perché, tra l'altro, ci sono rimasto abbastanza di merda perché l'attore che ha fatto venire fuori questa cosa è uno di quelli che fa Star Trek, quello nuovo, Discovery, e ovviamente, nel senso, sono venute fuori cose abbastanza scabrose. Ora, so che sarà una domanda abbastanza generica, però cosa ne pensate? Come vi fa sentire questa cosa? Che cosa vi fa pensare in merito a tutta Io questa vicenda? E lo chiedo, vabbè, visto che si è proposto, lo chiedo a Fede Cosmi per primo. solo che Kevin Spacey And the winner is Kevin Spacey, diceva Caparezza, giusto? non ha chiesto niente a Umberto Smile, Non ha chiesto quindi niente a Umberto Smaila, e quindi non rimane può lui. aver fatto nulla di male. Madonna, ma è vero quel post o è una Sì, cagata? è il quale di Uomo, Umberto che Smile. uomo meraviglioso che è Umberto Smaila. Solo Quindi io sai. non so chi è. Io Paolo dico, se tu sei una figura di potere come Kevin Spacey, no? E hai la possibilità di esercitare questo potere su un uomo meraviglioso come Umberto Smaila e non lo fai, vuol Vuol dire dire che che sei non... innocente, no? vuol dire Chiaro. che non lo eserciti su nessuno. Perché Vuol se dire che davvero lo esercitasse... non hai capito come esercitarlo con saggezza, più No, che no, altro. perché se davvero lo esercitasse, l'avrebbe esercitato anche su Umberto Smaila, perché un essere così perfetto non può essere soggiogato e provato a ottenere tale, non so come definirla, tale immensitudine. Stai O anche Chi è Umberto immensità. Smaila? Feel free to say immensità. Però immensitudine è più bello. Devi capire che ormai è uno scrittore, Fede, quindi si può prendere queste libertà. Ah, ok. Davvero qualcuno ha fatto le magliette Kevin Spacey didn't touch me? Ok, questo mondo fa schifo. Kevin Spacey did nothing wrong. Facciamoci le magliette. No, ma penso sia una critica al fatto che ora Kevin Spacey si sia licenziato, raga. Tra l'altro Non la notizia. solo, l'avete sentito che coso? Il Ridley film? Scott ha Sì. cancellato la sua parte dal film che deve uscire a dicembre e ora Sì. rigireranno tutta la sua parte. Sì, Una tutte le. cosa Esatto, costosissima, tipo. esatto. È quello proprio che stavo leggendo ora, però. Allora, io scusami, Fede, fammi dire solamente questa cosa qua. Io penso che la cosa di Kevin Spacey in particolare sia un pochettino un pelo più grave delle altre, a meno che ovviamente Fatto non. andare con gli uomini, vero No, no, Paolo? figurati, ma figurati se è quello il problema. A parte che nel senso c'è un discorso anche di pedofilia nel mezzo, ma la cosa che è più grave davvero, e questo è un discorso serio, è come lui ha cercato di difendersi. Perché quando è venuto fuori solamente il primo caso, ovvero l'accusa di quell'attore che si chiama rap, qualcosa del genere, il biondino. Mauro Repetto. Quello lì, sì, esatto, bravo, grazie, Marcel. Prego, prego. Praticamente lui, la sua difesa è stata: io non ricordo questa cosa, può essere che lo abbia fatto, può essere che fossi ubriaco e che non fossi particolarmente responsabile delle mie azioni, bla bla bla. Lui è stato molto calmo e molto pacato nel dire questo, solamente l'enorme stronzata è venuta un attimo dopo, è venuta quando ha detto: io sono apertamente bisessuale, ma ho deciso di vivere la mia vita come uomo gay. Quindi hai fatto coming out nel momento peggiore, nel momento in cui sei stato accusato di pedofilia e cose del genere, fai coming out pubblicamente come se tu volessi essere difeso da una parte della gente che ti ascolta o della gente che ti Sì, in segue. pratica ha detto, non sono uno stupratore, sono gay. Appunto, e questa è stata la più grossa stronzata che poteva fare, perché ha causato l'indignazione di tutti, doppia indignazione ovviamente anche da parte della comunità omosessuale, giustamente, perché che cazzo fai? E quella è stata la cosa più grave, secondo me. C'è stato un tentativo di difesa veramente maldestro e disperato, secondo me. Voleva fare un po' un mazzabubù e non è successo niente. Me lo immagino che fa proprio. Che mi spesi, che cosa ha da dire in tua difesa? Mazza bubù e scappa via, tipo. Lancia un fuoco e sparisce. Sì. What's in the box? Ecco. Puoi anche continuare la citazione, Brody. What's in the fucking box? Ecco. Niente, la lasciamo così sospesa, dai.
chi non avesse visto insomma il film, che non diremo qual è. E poi cosa interessante in quel film lì, che non diremo qual è, Kevin Spacey non appare nei titoli di testa, perché siccome doveva essere una grandissima rivelazione finale, e allora scopri che nel film c'è Kevin Spacey solamente verso la chiusura del film. Sì, infatti, ma è un'esperienza che tanti altri hanno fatto. Tanta gente non sapeva che c'era Kevin Spacey in camera sua, poi è entrato e era lì. Sì, e dopo, mentre usciva, appunto... È poco dotato. Lasciava il numero. Esatto, esatto. Però lui è gay, quindi non è un problema. Penso. Quindi fatemi capire, ragazzi. Per stuprare qualcuno basta poi dire che si è gay? Chiaramente, chiaramente. Sì, a meno che tu non sia Di Maio. Esatto. Ma perché parla lontanissimo adesso, Mazzi? Io sono sempre qui. Lo sentite bassissimo anche voi? Sì. Sì, si è messo in piedi, quindi è arrivato a un paio di chilometri dal microfono. Esattamente, ho alzato l'antenna. Bene, secondo me voleva chiedere asilo politico a Gaylandia. Ecco perché. E questa cosa gli ha morso il culo proprio male, va anche bene così. Per carità, adesso a me la cosa che però mi fa stare malissimo è che è notizia di stasera che siano venute fuori accuse di questo tipo anche nei confronti di Louis C.K. No. E questa cosa non è ancora confermata, però purtroppo notizie del genere non confermate già giravano da anni. E questa cosa francamente mi fa prendere di un male, perché io Louis C.K. lo adoro come comico. L'uomo che doveva baciare il pisello più bello del mondo. Cosa, scusami? Non hai visto Louis C.K. hilarious? Ah, hilarious l'ho visto, però non me lo ricordo. E quindi questa cosa, francamente, non mi è mai fregato un cazzo a me di Kevin Spacey, però francamente se mi andate a toccare Louis C.K. un minimo mi prendo a male. Ma Louis C.K. Esatto, infatti. No, vabbè, io Louis C.K. può dire era uno scherzo. Certo, era tutto una prank. No, però ecco, è abbastanza... Ora, appunto, hanno mosso accuse verso questo. Un conto è muovere accuse che possono rivelarsi infondate, un conto è come ha fatto Kevin Spacey, che ha ammesso. Ha mezzo ammesso, ha fatto una difesa abbastanza patetica, diciamocelo. Il fatto è che da quando è venuta fuori quella cosa là, contro Kevin Spacey ne sono venute fuori a decine, quindi mi sa che adesso non c'è più neanche il beneficio del dubbio. Cioè, ormai... Sì, lui diciamo non lavorerà mai più. Mai più. Ecco. A me fa troppo strano ora pensare al film K-Pax sapendo questa cosa. K-Pax? Aspetta, aiutami, mi sa che l'ho visto ma secoli fa, qual era? Malato mentale. E tipo che crede di essere un alien, è tipo tenerissimo. E invece è un pedofilo, assassino no, però pazzo. Vedi che però, ora io non voglio giustificare la pedofilia né niente, ok? Faccia di serpente, tra l'altro. Parti già male, Claudio. No, lo so che parto male, però voglio dire questa cosa. Se fosse accaduto in Italia con una sedicenne, o un sedicenne ovviamente, non si sarebbe trattato di pedofilia, e nemmeno con un quattordicenne. Aspetta. Dipende tanto dalle circostanze, perché la cosa dovrebbe essere comprovatamente consenziente e lì non lo era in alcun modo. No, chiaro. Però, ecco, giusto per dire, andava provata tutta, ok? Lui avrebbe potuto ribattere, sì, ma era consenziente. Lì andava provata. Assolutamente sì. Però, nel senso... È vero, nel senso che in America sono particolarmente rigidi con le leggi di questo tipo. È anche giusto, se vogliamo dirlo. No, ma io non sto dicendo con le leggi contro l'abuso, ma scherziamo. No, sto dicendo con le leggi contro il sesso tra minorenni e maggiorenni.
Uno che ha compiuto 18 anni non può andare a letto con la sua ragazza di 17. Neanche, cioè, non esiste un po' troppo eccessivo. Non esiste il concetto di essere consenzienti in alcun modo? No, si chiamano jailbait apposta. Ah beh, cos'è sta cosa? Ma smettetela di postare robe pazzesche. C'è un gatto che fa un dip trotto a una maniglia. Che cazzo è? Guarda il video che mi ha dato Zacco Mazzi con la scritta Rocky nell'anteprima. Sì, ma stiamo facendo un podcast, non è che ci possiamo mettere qua dai video nel mezzo. No, infatti, no. Vabbè. Però fatto, Paolo. Va bene. Comunque sì, Block, così è un po' eccessivo forse. Ma che cosa meraviglia, bene, niente, basta. Ci sono alcuni stati americani dove tipo è vietato dalla legge il sesso orale. Ma cosa? Sì, è il sesso anale. Ma cosa? No. Ma cosa stai dicendo? È vero. Le leggi americane sono in questa materia, sono molto vecchie e molto molto poco moderne. Ma dipenderà dal posto, tipo dallo stato. Ho detto, dipende dallo stato. Ho detto, ci sono certi stati in America. Io li voglio vedere adesso. Che cosa? Però... preciso? Puoi comprare un MSD al mercatino. Esatto. Cosa? Ah, sì. E liberarti di ogni spettatore. Cioè. Negli Stati Uniti puoi acquistare liberamente armi da fuoco al supermercato, ma non puoi acquistare gli ovini Kinder perché c'è il rischio di soffocamento per i bambini. È vera questa cosa ed è fantastica. Gli americani fanno dei ritardati di merda. Vabbè, guarda chi cazzo si sono votati, voglio dire. Cioè. Quindi sì, chiaro che lo sono. Comunque ragazzi, io ho trovato la nuova linea politica alla quale mi allineerò, che è il posadismo. Ma pensavo fosse quella di Massi, che stasera ti ha aperto la mente. No, no. È basato su due teorie. È derivato dello trotskismo, no? Ah, Trotsky. È finito bene. Sì, il brutto Anatrotsky, sì, me lo ricordo. Cosa stai... Fede, okay. Cosa stai dicendo? Sì, era la pessimo. La prima teoria del posadismo è il nuclear first strike, lo sto leggendo ora da Wikipedia. Ok. I posadisti supportano il potenziale per una terza guerra mondiale e sono entusiasti a riguardo alla guerra atomica e all'esplorazione spaziale. Guarda, io penso che facciano un culo così a Scientology. La seconda teoria è intitolata Ufology and Esotericism. E mi ha fatto corta, praticamente. Ok, dicelo. Credono negli UFO e credono che gli UFO vengano da una società socialista aliena di altri pianeti. E in pratica... Arriva al punto, dai. In pratica c'entrano esperimenti di comunicazione tra umano e delfino, e nascita dall'acqua, e in pratica vogliono creare una società nello spazio assieme agli alieni socialisti. Ma gli alieni socialisti dove sono? Cioè, nel senso, li conosciamo già, fammi capire, cioè. No, hai presente il cane che l'urso aveva mandato nello spazio? In realtà non è morta. Ha sviluppato una sua intelligenza con una sua società, capisci? Adesso ritorna con i suoi... È entrato in contatto con un batterio alieno che l'ha sviluppata in un'entità senziente superiore. Ma che figata, guarda, dovresti scrivere Star Trek. Di fatto che ora voglio scatenare l'attacco atomico e andare nello spazio che ha l'alieno socialista. Hanno una bomba atomica a 2 secondi, ci vuole andare. Hanno e poi tutto si scoprì che si erano sbagliati ed erano nazionalsocialisti. Guarda, io sorpresa, allora... Hitler non è nell'isola alle Bahamas, Hitler è nello spazio insieme a Kevin Spacey. Allora, io in realtà ho sbagliato perché non volevo mettere il tasto, però in realtà adesso, ragazzi, visto che siamo tipo una decina di minuti dalla fine, ci facciamo comunque un giro del tasto perché devo leggervi quella che mi è uscita, che è troppo bella. Vabbè. E penso che potrà piacere molto a Bloody. Allora, quella cosa del tasto che mi è uscita dice letteralmente: puoi ammazzare chiunque tu voglia senza alcuna conseguenza legale o morale, ma
Qualcuno cercherà di ucciderti tutti i giorni per il resto della tua vita. Premete... Perché dovrebbe piacere a me, scusami? È perché mi ha ricordato tantissimo la storia di Vladi, se vogliamo, però... Quindi... No! Quindi, Bloody premi oppure no? No, porca miseria! Ok, Fede? Che idea è? Cioè, no, però potrebbe interessare. Vediamo chi di noi è veramente pazzo. Prego. Io premo. Ecco, appunto. E ammazzo Tizio, che mi insegue. No, per il resto della tua vita. Quindi anche se lo ammazzi vuol dire che qualcuno prende il suo posto. Sta rotolando, continuano a cercare di uccidere. Ah, vabbè, mi piace pensare che abbia un successore. Le cose di un uomo. Vediamo un po'. E tra l'altro, Giacomo? Ma te puoi ammazzare quante persone ti pare? Sì, senza alcuna conseguenza morale o legale. Allora premo. Appunto. Vedete, siamo 2-2. In realtà il 33% ha votato sì, il 67% no. Ma cioè, il comunismo non si batte da solo. Cioè, tu hai una motivazione di vita, è sconfiggere il comunismo, ovviamente. Sì. Ci sarebbero più mazzi, io sulla Russia, con lo stesso potere che è in Giappone. Chiaro. Scusa, se ho mangiato i bambini, avevo fame! Quando ci incontreremo per una partita di Risico, lui prenderà le armate rosse, io quelle nere, ovviamente. Chiaro. Le picate rosse, altro che organizzato contropotere per la vittoria. Sarebbe bellissimo se ci fossero le brigate rosse a Risico. No, io prendo le armate di Casa Pound con i pedalò. È bello che hai abbracciato il fascismo stasera, proprio ormai ti abbiamo convinto a forza di dirlo. È il potere che abbiamo. Avete fatto passare al lato oscuro. Chiaramente, anzi al lato nero proprio. Comunque, nel senso, finiamo un giro del bottone, poi facciamo un giro di Haider e andiamo a chiudere. Vi ho messo i link a tutti e due, quindi vai Fede. Ottieni il lavoro dei suoi sogni, ma è pagato il minimo sindacale. Beh, praticamente è la vita di Bloody. No, in realtà non è pagato il minimo sindacale, è pagato il giusto. È che d'inverno non lavoro tanto. Ok, va bene. No, quindi in realtà sì, lo farei. Sì, voglio dire, se consideriamo che io in questo momento sono disoccupato, non posso che dire sì. Mi accontenterei. Voi due giovani? Sì, dato che io sì. Io sì, perché penso che la paga minima per imperatore supremo del mondo che porta al comunismo sia abbastanza... Ah, dici te, c'è una base minima garantita che comunque sia dignitosa, quindi... Sì, sì. Poi essendo io imperatore supremo del mondo, che è il mio lavoro dei sogni, installerei il comunismo e quindi sarei a posto. E poi a quel punto sei tu che decidi qual è la paga minima per questo ruolo, quindi nel senso che te ne frega. Cioè niente paga. Se sei un vero comunista non prendi soldi, appunto. Infatti non prendo la paga, bensì usufruisco dei vantaggi del mio stato, del mio premio stato. Chiaro. Tutti i bambini del mondo. Sarei io. Ovviamente... socialista, bel compagno sei. Sei un compagno di nulla, vai. Sempre così. I bambini gli potremmo dare sia da mangiare, sia che mi spesi per altro. Potremmo dargli da mangiare oppure potrebbe... No, what about me? Per lei no, non vanno più bene quelli normali, dobbiamo scoprirne uno in particolare che però... No, I'm in the gold. Ecco qua. Non si sforzi che poi peggiora, dobbiamo andare avanti un'altra settimana qua, lasci che facciamo ricerche. Sia tranquillo, sia posato, si riposi lei, va bene? Sia forchetta. Grazie, grazie. Posato, ma guarda, il tuo apporto è sempre fondamentale, porca. Ti preferivo fascista, guarda. Dici le percentuali, Fede? Il 58% ha detto sì. Vabbè, quindi è combattuta la cosa. Dai, Giacomo. Allora, puoi silenziare le persone a comando, ma durante il loro silenzio hai l'1% di possibilità di cagarti addosso.
Oh, sono tutte riguardano Brody stasera, è incredibile, è meraviglioso. Io lo premo, io lo premo. Ma assolutamente sì, tanto voglio dire, ogni tanto sono problemi che capitano comunque, poi ho l'1%. Dici che se tanto ti cai addosso, nel senso, loro non si possono lamentare. Quindi ti metti lì a braccia concerte, quel puzzo che esce dai tuoi pantaloni e loro che si sbraitano muti. Loro sì che sbracciano, però non riescono a proferire verbo, e te sei lì fiero in una casa incredibile sulla sedia. Va benissimo. Quindi Bloody e Paolo, per voi un sì? Per me è un sì. Guarda, stavo per dire no, ma dopo questo pensiero che abbiamo formulato insieme dico sì. Cosmo e Wanda? Io dico di sì, ma specifico. Se io ne silenzio una e mi cago addosso e c'è un'altra che parla, mi faccio mangiare la merda, così non parlo. Ma perché ci devi per forza mettere il carico? Madonna Eva, va bene, vabbè. Human centipede rovina le menti di Giovanni. E chiaramente, poi dice no, ma io sto bene così e nel frattempo si sogna i mostri, no, va bene. Percentuali? Ah, 67 sì, 33 no. Visto, visto, la merda di fatto non dispiace tanto alla gente. Poi dipende da quanta merda fai, però. No, dipende soprattutto da quanto spesso usi il potere. In effetti, anche qui. In effetti, è vero. Perché se lo usi su 100 persone, allora hai 100% di carte addosso. No. Cazzo, no, non funziona così. No, in effetti hai ragione. No, c'hai l'1% per ciascuno. Esattamente, sì. Dai, ho 4 in matematica subito. Io mi immagino tipo Bloody che si mette lì da una parte e vuole silenziare un intero comizio e sta lì in una montagna di merda ma con uno sguardo fiero, profondo. Guarda, che bella immagine. Bloody, vai tu. Io c'ho... Hai la possibilità di diventare, insomma, l'abilità di diventare invisibile, il potere di diventare invisibile, però ogni minuto che sei invisibile perdi un minuto di vita. Dalla lunghezza massima della tua vita. Ok. Ok. Questa è bella, questa è bilanciata. Ripeti che ho cagato? Ripeti che ho cagato? Non ti ho cagato, scusa. No, pensavo per rimanere in tema. È chiaro, è perché questa non era, infatti. Hai il potere di diventare invisibile, ma per ogni volta per ogni minuto che sei invisibile, perdi un minuto di vita dalla tua lunghezza massima. E allora posso rispondere subito io? Sì, prego. Dico di sì e rimango invisibile tipo subito per tantissimo tempo. Aspetti. Ti immagino lui che rimane invisibile a lungo e fa sì, però che palle, e si ammazza da invisibile. Quanto cazzo dovevo vivere? Sì, infatti, due coglioni. Io sono combattuto perché potrei dire di sì e pensare che riuscirei a gestirmela, però non so se mi verrebbe da abusare di questo potere. No, comunque, battuta a parte, io direi di no perché non riuscirei a tenere il conto e me lo dimenticherei. Ma come fai a tenere il conto? Non è che lo sai quando finisce la tua vita. Quindi... diciamo che c'è un promemoria quando finisce il tempo. Il promemoria è ops, sei morto. Sì, too bad you're dead è quello il promemoria. Ti compare la schermata di Dark Souls. Sì, com'era bella la mod di Dark Souls che cambiava la scritta you're dead in thanks Obama. Era la mod, una delle mod più gettonate e più scaricate dal Nexus di Dark Souls 1. Domanda vai. Se muori mentre sei invisibile, poi nessuno trova il tuo corpo. Però qualcuno magari ogni tanto ci inciampa e fanno ops. Poi sente il puzzo, ma non si può lamentare perché è mutato. Inizi a sentire il puzzo e poi inizia a sentire il puzzo di merda. Fa, invece è morto Bloody da invisibile. È così. Mentre zittiva la gente. Era la merda con la scarpa di Bloody. Esatto, no, la merda dentro Bloody proprio. Loro sentono il puzzo di merda e fanno... perché non riesco a parlare. The crap inside my head. Ecco. Io dico no, fammi dire no che è meglio, dai, fammi fare la persona matura. Io dico sì e ne abuserei alla grande. Ecco, appunto. Percentuali? No, fa la marcia su Roma da invisibile. Ha un grande effetto. Nessuno se ne accorge. 60% diventerebbe invisibile. Vedi quanta gente che abusa. Ho fatto anche la marcia su Roma. Sì, ma bravo.
quel giorno lì, ma non ti abbiamo visto, ero invisibile. Ma poi potrei entrare a far parte dei Fantastici 4. All'uovo, il fascista invisibile, sì, me lo ricordo. Sì, ci c'era. Già, la donna fascista invisibile, cioè, tipo la Meloni con la tutina. Della... Sì, sì, la immagino proprio. Adesso ci facciamo un giro di Eider, invece, e andiamo a chiudere, dai. You say Eider, and I say Eider. Ecco. You say Neider, and I say Neider. Eider, Eider, Neider, Neider. Let's go the whole thing out. Grazie, Bloody, l'ho preso tanto. Allora, no, questa però mi fa cagare, quindi aggiorno. Anzi, fatela. Faccio io. Vai. Preferireste perdere la vostra mano preferita o il vostro piede preferito? Piede. Giacomo? Piede. Bloody? Piede. Vedrai, visto vince al 100%. Tanto qua in mezzo, a parte che proprio la mano è più utile proprio oggettivamente, poi qua tra videogiochi, noi che suoniamo e tutto, ci servo. Il 69% piede. Pensavo anche di più, guarda, strano. Se, perdere un piede ti dà fastidio per camminare, però comunque puoi mettersi una protesi. Ma se puoi comunque fare tante altre cose nella vita senza muoverti. Poi scusa, posso avere la scusa di utilizzare una sedia a rotelle? Che tu vuoi la scusa per poterlo fare? Sì, ma tipo quelle degli obesi, no? quelle proprio le macchinine, tipo proprio. Sì, quelle che ci vanno al supermercato. Sì, 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 quelle. E ci metto le bandierine e delle casse che mentre passo davanti gente fanno dei simioni. Sì. Io ce lo vedo tantissimo, Fede Cosmi senza un piede sulla macchinina per gli handicappati che impenna al supermercato e bestemmiando Madre Teresa fortissimo, scippando le vecchie a uno all'ora. Passo la sedia... quale la gente al rallentatore. Esatto. Ma guarda che la sedia a rotelle è uno dei mezzi di locomozione più divertenti del mondo. Sì, oddio. Anche penso battuto solo dalle gambe. Infatti. Sì, infatti. Le gambe sono divertentissime. E salutiamo i nostri spettatori disabili. Salutiamo Bocelli. Dio mio, ragazzi. Ti si è rotto una gamba dopo aver caduto da cavallo. Preferireste limonare con vostra cugina oppure essere costretti a indossare pantaloncini corti senza mai toglierli per il resto della vostra vita? Bloody. Pantaloncini corti non è che siano così male. Sì, però per tutta la vita non te li puoi mai levati, si incrostano. Posso... No, via, una volta lo posso anche fare, i pantaloni corti d'inverno c'è freddo. No, invece scusa, l'incesto familiare ogni tanto va bene, dici tu. No, una volta, dice una volta sola, mia per il resto della vita. No, in effetti sì, una volta sola. Lo fai una volta, non ci pensi. Poi devi, devi convivere col ricordo di questa cosa, però per il resto dei tuoi giorni. Ma convivi con i pantaloni lunghi anche. Quello sì, convivi al caso. Poi ci pigli gusto, te? No, non ci pigli a gusto. Ma io infatti anch'io voto per la cugina, per quanto nel senso non è il massimo della vita, però insomma, voi? Allora, qui spicca un problema, mia cugina ha 8 anni. Dov'è che mi spezzi quando serve? Aspetta, te lo levi il dente, aspetta, io mi dispiace che gli spettatori non possono vedere questa scena, però io in questo momento adesso metto la webcam e mi metto degli occhiali da sole e dico deal with it. Non si vede assolutamente niente, però. Prego, mettila in questo punto del guarda, guarda su Skype, ce li ho. No, lo vedo, ma dico, segnati il minuto, metti l'immagine. Benissimo, però devo fare, e dovrebbero tipo cadere dall'alto, però ho tipo le cuffie, quindi è un po' un problema, però lo faccio. Grazie Fede che hai fatto lo screen. Va benissimo, non ci hai risposto. Sembra uno spacciatore colombiano, ma vabbè. Però nel senso, è diventata molto interessante questa domanda, adesso... Tanto che mio zio non veda questo video, vai con la cugina. Ok, Fede? Mia cugina ha 13 anni, ragazzi, io sono
Vabbè, mi dispiace. Ma questa è con una di 15, Sofia. Non fa lo schizzinoso. Mi fa 16 tra 20 giorni. Beh, allora a posto, guarda. La cucina 14 quando li fa. Ma che le 2002 stanno venendo su bene. Ma c'è una fetta di demografia mondiale che non siamo riusciti a insultare ancora? Non hanno visto la caduta delle Torri Gemelle. No, non l'hanno vista, ma hanno visto la caduta della loro dignità questa sera, ma vabbè. No, io sono un uomo di merda, ma in questo caso no, mi metto i pantaloni corti. Sono incrostati, schifosi, a 90 anni. Danno i pantaloni quelli che ho io, quelli cargo un po' larghi, quindi non dovrebbero stare troppo contatto con la pelle. Ma poi te le puoi cavare quando devi piegare oppure no? E ci puoi fare un buco. Vabbè, credo che tu possa abbassarli, ma non puoi toglierli del tutto. Sì, sei sicuro? Never taking them off, in effetti, nel senso, possono, se rimangono attaccati al corpo in qualche modo, cioè, penso. Basta che non li tiri fuori dai piedi. Devono sempre toccare una parte del corpo. Esatto, esatto, okay. Questa è la cosa. E no, io metterei quelli perché comunque riuscirei anche a però aspetta, nulla vieta di mettersi dei pantaloni lunghi sopra i pantaloni corti. Beh, certo, ma comunque sotto puzzi di morto lo stesso, cioè, non è... Vabbè, ho pazienza. Vabbè, ti fai la doccia con i pantaloni. Ti fai la doccia a pantaloni. Abbiamo risolto il problema, per la gioia di tutte le cugine d'Italia, infatti. Ma i pantaloni effettivamente puoi lavarteli addosso, è molto scomodo, però non ti devi limitare la tua cugina. Ok. Come... Comunque... Io penso sia più pratico farsi la cugina. E comunque infatti il 65% ha scelto la cugina, 1 milione di persone contro 500.000. Vabbè, che c'entra? Ma mezzi sono dell'Alabama. Mezzi lo fanno già di loro per piacere, loro, dici. Tra l'altro, nell'Alabama ha invitato il sesso orale, ci ho controllato. Mi hai aperto un mondo. Ok, chi è che manca fare questo? Io. Vai. No, io devo dire un'altra... Allora, preferiresti avere una spada laser o avere una scimmia, un aiutante scimmia? Scimmia. Una spada laser, anche se non sono fan di Star Wars. Ma una cazzo di spada laser. Le scimmie cano dappertutto. Ma stiamo scherzando, ma una spada laser, ma a parte ma che la questa scimmia farebbe qualsiasi cosa per te. Cazzo, ma che schifo. Appunto. È questa. Appunto. No, ragazzi, però la spada laser è figa, però la scimmia è simpatica. Chase away this filthy monkey. Io mi sto immaginando. No, stop. Oh, that's right. Don't chase her away. She's beautiful. Non so cosa sia successo, ma meglio non saperlo. E no, chi manca? Manca Giacomo per questa cosa. Sì, sto finendo. No. Io mi immagino me svaccato sul divano, no? Che sto guardando film e chiamo la mia scimmia che mi va a prendere le patatine, mi cambia il telefono. Appunto. È fantastico. Appunto. E poi gli metto anche un vestitino buffo. Sì, vabbè, poi ti caga in giro per casa, la devi accudire, la scimmia. No, cioè... ma l'addestro per andare al sesso. Sì, ho capito, Fede, che te la scimmia ce l'hai già, lascia perdere, quello è un altro discorso, però... Metti che gli insegni il kung fu, ti difende. Hai una guardia del corpo. Cazzo sì, io voglio una scimmia. Ora la rubo allo zoo. Mi adesso siamo giovani contro vecchi adesso. Matti, siamo tutti matti. Grazie per il tuo contributo. Ma che cos'era questo? Sulle parole di questa canzone. Tricia, No, non mi è venuto. Ah, era... Sì, ok. Era Ciao Darwin. Che tra l'altro l'hai cantata perché ce l'aveva in macchina Riccardo mentre si andava a Lucca Comics l'altro giorno. Sì, ma vogliamo parlare della scena di io, te e Luba pressati dietro la macchina di Riccardo con Andrea davanti e la musica del tizio trans vestito da Loli, il wrestler vestito da Loli che canta metal. Ma sarebbe stata una bella scena se a quel punto non fossimo già arrivati al terzo ristorante trovato chiuso, io stavo morendo di fame, tutti avete deciso andiamo al giapponese, a me fa cagare il giapponese. Sei mangiato benissimo, hai detto sì. Ho mangiato benissimo, è vero, ma perché non ho mangiato niente di giapponese. Puttana. Mettila, non sei Andrea. Anzi, fai... Chi cazzo è che manca, ragazzi? Sto iniziando a perdere colpi. No, vai già. Senso. Ah, ok. A fare sì, l'ultima. Preferiresti essere ricoperto in feathers? Feathers, piume.
Piume? Feeders o in pelliccia? Pelliccia. Pelliccia anch'io. Dai, piume sono ridicole, sono via. Pelliccia. L'hai mai visto in The Witcher 2 quando c'è quello che si veste di piume? Aspetta, no. Aspetta, secondo me voi siete troppo... Cioè, nel senso, essere pelosi... Non è il massimo, della vita, cioè una cosa... Okay, voi pensate... Invece essere piumati è il massimo. Invece essere piumati potete... No, però avete un verso, capito? Cioè, nel senso, avete le penne, potete staccare una penna... Sì, potete... te lo dico io che verso è. esatto. Spanish sarebbe d'accordo. Ma poi pelliccia non specificata quale, potrebbe essere anche ghepardata, tipo... Allora voglio dire, scusami, ma te oltre che fascista sei anche furri stasera, cioè voglio dire, proprio non ne usciamo, poveraccio. Ma stavo pensando a quello, ma... Sì. No, vabbè, no, io sarò stronzo, però io dico piume, voglio sapere le percentuali. 71 pelliccia. Non capite, una sega. E io vaffanculo, io volo sopra di voi e vi cavo addosso, va bene. Paolo, non lo puoi fare. E non volo, c'ho le piume, vaffanculo. Cioè, oh. Ma non è che le piume ti fanno volare, scusa. Va bene, sì, infatti. Anche I dinosauri c'hanno le piume. Cioè, infatti certi volavano, che cazzo vuoi? Cioè. No, planavano. Troppo pesanti per volare. Voglio dire, Icaro non va insegnato niente. Paolo, puoi andare a Gay Pride. Icaro è morto, cosa ti ha insegnato a te? Lascia perdere, spoiler. Spoiler, voglio dire. Allora, non è che devi per forza raccontare il finale, no? Come nella Bibbia che alla fine Gesù muore. È spoiler anche quello, scusami. Poi non è alla fine. In realtà no, è un po' prima. Cioè che c'è il plot twist. È il finale di mezza stagione, diciamo. Sì, sì, esatto. Dipende se prende anche gli spin-off. No, quelli sono un po'... Dipende, alcuni non sono canon, hanno fatto un po' di casino, hanno fatto retcon... Però non lo so, il plot twist finale secondo me non funziona. Cioè, nel senso, secondo me il finale della Bibbia, quello vero, dalla morte di quello là in poi, è un po' come il finale di Death Note, capito? Cioè non c'era il bisogno, lo facevi finire con la morte, sì, sì. Lo facevi finire con la morte e andava bene. Ah, invece no, cioè avete voluto mettere comunque sopra. Comunque voi ci scherzate, ma la Bibbia deve essere andata veramente forte, deve essere stata tipo uno Star Wars dell'anno zero. Assolutamente. Ma infatti vedevi... A Lucca Comics del 1200 tutti in cosplay di Cristo. Porca puttana, infatti. Vabbè, ragazzi, questa era... Io su questa direi che possiamo chiudere. Possiamo, in effetti, perché c'è anche del sonno. Quindi io non ho mangiato il cornetto, ragazzi, sto morendo. Ora vai. Tanto sicuramente te ora fai, ti metti a fare la live, no? Poi devo fare la live notturna. Va benissimo. E allora io ringrazio di cuore Giacomo, ringrazio di cuore Fede, ringrazio di cuore il buon Blody e tutte le sue multiple personalità, ringraziamo di cuore assolutamente anche Kevin Spacey che ha sponsorizzato questa puntata come ultima cosa che ha fatto con la sua carriera, quindi grazie infinita. Ringraziamo Teresa. Cosa? Madre Teresa, assolutamente la ringraziamo. Ringraziamo Umberto Smaila assolutamente per tutto quello che ha fatto per il genere umano. E il cosino che ho vomitato nel mio sogno, no, ringrazio. Sì, e ringraziamo assolutamente anche... Com'è che si chiamava il tuo personaggio in Alba di Cthulhu, Bloody? Bloody. Ok, perché è molta fantasia. Ringraziamo il Bloody di Alba di Cthulhu che si è impegnato nel fare... Esatto, che spara un colpo in aria in questo momento, che si è impegnato nel fare una fantastica interpretazione del racconto. No, dillo bene. Meravigliosa! Meravigliosa! Ci deve essere anche il meravigliosa. Meravigliosa! Quindi grazie a voi. Le nostre cugine. Assolutamente, ringraziamo le vostre cugine. No, la mia cugina ha 50 anni, ragazzi. Ti è andata meglio a loro. Oddio, forse no. Chissà, nel senso, il problema maggiore sarà quello di Mazzi che deve affrontare pedofilia e fascismo in una sola. Ho ancora 17 anni, Da affrontare con senza poter dormire mai più una sola notte. Auguri a te. Esatto. Comunque, grazie a voi che avete partecipato. Grazie a chiunque abbia ascoltato fino adesso. E Andrea, potresti fare un saluto? Ciao.